Buonasera a tutti ragazzi, amici della IRF, ben trovati con questo nuovo appuntamento della RVA. Questa sera siamo in Ungheria per il tredicesimo round su 22 gare della prima lega della IRF e a farvi compagnia questa sera ci sono io, RV Gambaro, c'è RV Buonasera. Vales e per la prima volta a sorpresa, ultim'ora, si è aggiunto anche Dani Messi 7. Buonasera a tutti. Buonasera ragazzi a voi, come diciamo appunto siamo al tredicesimo round, una classifica che, di RVA che dopo andremo a leggere che parla già abbastanza chiaro, sta già prendendo una certa direzione sia per il Mondiale Piloti sia per il Mondiale Costruttori, quindi nonostante mancano ancora comunque diverse gare, però sembra già un po' segnato, diciamo, sia la classifica piloti che la classifica costruttori, però poi dopo l'andremo a vedere. Nel frattempo aspettiamo che inizino a scendere i piloti in pista, vedo il meteo sereno fortunatamente, almeno per il momento, per le qualifiche, e per cominciare appunto subito lascerei, diciamo, chiederei subito un'opinione, siccome mi sono anche allenato con lui e ho visto che va abbastanza forte. Appunto, chiederei un parere a Dani Messi, a Dani, un'opinione sul circuito, quali possono essere eventuali punti di sorpasso, quindi giusto così, per una piccola introduzione sulla gara. Allora, secondo me pista molto critica anche per il surriscaldamento delle gomme, perché se le sono in condizioni molto calde rischi di perderla. E punto di sorpasso, rettilineo curva 1 in staccata e in trazione probabilmente anche curva 2. Dopodiché è difficile molto stare dietro alle altre auto, quindi bisogna stare attenti ai tamponamenti. Sì, dicevamo appunto pista comunque corta, dove appunto il punto di sorpasso è unico e quindi è il rettilineo principale. E quindi bisogna ragionare anche molto di strategie, diciamo, sulla gara. Tu, Dani, secondo te perché stai, diciamo, su questa gara? Su Non ho capito Fabri, ripeti la domanda? che strategia andresti per la gara? Allora, contando che secondo me possono uscire dalle safety car, gialla bianca. Gialla bianca, sì. E Sì, quindi sei tu, Vale? no, anch'io andrei su gialla bianca come strategia. Non stravolgerei, insomma. Cioè, non azzarderei a andare con la bianca. Perfetto, perfetto. Intanto Giuda per il primo a scendere in pista per dare un cronometro, iniziare a dare dei riferimenti. Secondo te, Dani, tu ti sei allenato e hai visto anche un po' tu il tuo limite. Per quanto riguarda l'RVA, secondo te quale potrebbe essere un tempo ipotetico di pole position in Q3? Un 15,3, 15,4. E a sto punto chi la fa secondo te? Dimmi pure un favorito. Vabbè, potrebbe esserci Marzai, come ormai sappiamo comunque nelle altre piste, è il favorito. Se no, anche un Nicio potrebbe sorprendere. E chi lo sa, magari in Wally. Per Revo Wallace, che è comunque pista preferita per lui. Vale, tu ti accodi, sai per caso se il tuo compagno in Ferrari Ultra Andrea può avere una chance per fare la pole position questa sera? No, 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 assolutamente no. Noi siamo lentissimi. Non abbiamo girato, non abbiamo provato per nulla. Sicuramente no, Andrea non può fare la pole. Va bene. Ciuccia altrettanto, perché beh, ciuccia. No, allora, a parte gli scherzi, Andrea ha sempre buone possibilità di giocarsi la pole. E viaggia su tempi abbastanza, insomma, che si avvicinano a quelli che ha detto Dani. Ma non so, secondo me qualcuno sotto al 15 difficile, Mi ma secondo sorprenderebbe me molto, qualcuno, eh. però secondo me qualcuno ce l'ha al giro. Non è prova a tempo, però ce lo possono avere il giro. Sì, mi sorprenderei a vedere un tempo sotto il 15, perché davvero sarebbe da urlo vedere una pole position su un 14 alto. Nel frattempo, saluti ragazzi in chat. Tra l'altro, chiedo anche, ma penso che sia tutto a posto anche l'audio. Saluto Ciuccia, Simo. Saluto anche Alessandro Damiani che fa il tifo per Gasme. E Loris Batacchi, che appunto dice: Vale, pensa che te qua voli e non ci sei giovedì. No, invece, Vale dovrebbe esserci. Notizia d'ultima ora: Vale ci Sì, sarà. sì, sì, sì.
E salutiamo anche Mattia, il mio compagno di RVL, che appunto fa il tifo per le Red Bull, dicendo di continuare così. E saluto anche Dani Messi, che contemporaneamente fa il commentatore e scrive anche in chat. Quindi... Fabri, scusami, bisogna, io volevo attivi soltanto ricordare a Loris, al di là di tutto, visto che ci sono giovedì, il bonifico. Non so a cosa ti riferisci, perché per cosa è questo bonifico? No, assolutamente a nulla, lo so. Ah, no, per i biglietti perché... di Imola, per i biglietti per di i Imola. Biglietti di Imola, sì, ah, sì, esatto, ok. Sì, ricordiamo il bonifico a Giulio. Che avevamo pattuito. Va bene, senti Fabri, qua ci stiamo perdendo troppo in chiacchiere, vado ad elencarti la classifica della RBA. Ah, ti ringrazio. Sia... magari elenca pure quella corporazione, così facciamo un tutt'uno. Intanto Giuda comunque ha chiuso un ottimo 16-8 e come primo tentativo non è male, Q1, pista fredda, quindi non male il tempo di Giuda. Vediamo, forse c'è Daddy Frisi che sta per andare a chiudere, settore centrale un poco alto. Vediamo adesso in quanto chiude Daddy Frisi, arriva sul traguardo 16. Infatti fa un 17-4, tempo un po' altino rispetto a quello di Giuda. Vediamo chi è che sta per concludere il giro. C'è Ciuccia Rodelle. Intanto vale, vai, se vuoi dare classifica, vai pure. Sì, no, ce l'ho sotto. La classifica dopo la gara di Francia del Paul Ricciard, come direbbe Gio Zarate, il nostro amico Gio Zarate, vede Marseille 238 punti che distacca RV Manuel di 76 punti. Manuel che si trova a 162, un distacco comunque abbastanza importante a questo punto del campionato. Giro dopo Sciago a 223, Wallace 317, diciamo che è più aperta la lotta del terzo e il quarto posto che quella tra il primo e il secondo. Sì. Gasmetano 85, Asme 72, Nicio 69, Cicciarodelle 58, Simoskiller 50, a pari punti con Andrea. Gio Zarate 49, Pagano 26, Gabri Ultras 23, le due asse di Jox e Anel 19 e 18 punti, Mister Orso 17, Mommo e Giutap 14 e 12, Daddy Free 2 punti. E ricordiamo che da oggi c'è l'ingresso in Mercedes del nuovo pilota che andrà a sostituire Red Bull Nanni, che è Checco Russo. Sì, gli facciamo le congratulazioni, gli auguriamo comunque una buona seconda metà di stagione al neo pilota Mercedes. E un bacione a Nanni. Assolutamente sì, che speriamo ci venga. Lo salutiamo, tra l'altro ci sta seguendo in live, quindi un bacio forte a Nanni. E vado a leggerti anche la classifica costruttori, che vede la Red Bull dominare a 288 punti, Williams 192, Alfa Romeo 183, Mercedes 173, Alfa Tauri e Ferrari a pari punti 121, Alpine 112, Haas 47, Aston Martin 28, McLaren 26. Vado a leggerti la classifica corporazione scuderie, che vede una lanciatissima Red Bull 701, però seguita veramente distaccata di pochissimi punti dalla Williams 173, lotta aperta tra loro e questi due team. Poi c'è una bella lotta per la terza posizione tra Alpine, Alfa Romeo e Mercedes, rispettivamente hanno 449 punti, 426, 416. Più staccata la Haas 338, McLaren 241, Ferrari 231, Alfa Tauri 222, Aston Martin 174. Perfetto, ringraziamo Vale, poi magari per l'anno prossimo cerchiamo di studiare un modo per vedere le classifiche sullo schermo, così evitiamo di... Intanto arriva Marzai. Marzai mi sa un gran tempo, 16-7 con il Maggiano. Dietro subito Wally. Wally aveva fatto un errore, Maggiano. Wally mi sa che sarà un po' lento il giro, vediamo. Infatti fatti sì. 1-21-9. C'è Nicio che è nel settore centrale, sì, sta per andare a chiudere il giro. E comunque dicevamo, ragazzi, che idea vi siete fatti più o meno? Cioè, secondo voi si può accorciare su Marco? Ormai è lanciato verso il titolo. Bisogna fare qualche altro zero per recuperarlo, quindi probabilmente è comunque vicino a vincere il titolo. Ma sincero proprio, penso che tanto da difri la perde, va quasi a muro, la blocca fortunatamente. Ma sincero Fabri, io penso che non ci sia, scusate, sto prendendo un attimo da difri che non riesce a rimettersi in pista. Allora, Marco, sì. Dicevo, Marco è completamente lanciato. Marco lo conosciamo, è un pilota che non sbaglia praticamente mai. Marzai si è ritirato dalla sessione, colpo di scena. Sto scherzando, vai. Ha fatto prendere un colpo. Eravamo già pronti col premio top gufato. No, sto scherzando. Vai.
No, io stavo aspettando che mi usciva la scritta. No, a parte gli scherzi, dai. Marco è veramente un pilota che sbaglia pochissimo, anzi quasi mai. Pensare che per recuperare i suoi 76 punti bisogna aspettare, insomma, che lui faccia qualche zero, lo vedo, beh, praticamente impossibile, ragazzi. Non penso che ci siano possibilità. E invece, pur parlare sempre, mentre che vediamo pian piano fare un po' tutti quanti i tempi, passa un po' il tempo, situazioni invece altri due campionati, partendo dalla RWS, invece soprattutto Vale, perché magari Dani è di parte del campionato, quindi magari eviterei di chiedere a lui subito. Tu Vale, invece, siccome la lotta là è molto serrata, più o meno secondo te chi pensi possa essere il favorito in quella lotta a 4-5 piloti che è veramente incredibile? Ad oggi ti dico senza neanche pensarci che il favorito è Panzo. Perché? Pilota costante, viene da quante vittorie nelle ultime 5 gare? 4 Vabbè, in 4 5, 3 o vittorie nelle ultime 4, 5 non mi gare. ricordo. Si sta dimostrando un pilota velocissimo e ha recuperato punti su punti ad Adelante che era primo. E se continua così, anche lui può andare a vincere il titolo. Ma Senza guarda, nulla togliere a tutti gli altri, sono tutti bravissimi piloti. personalmente, prima di poi chiedere anche un'opinione al diretto interessato, io penso che come velocità pura forse il favorito è proprio Dani, perché abbina velocità e costanza, cosa che ha anche Pullit, cioè la velocità, perché Pullit è anche molto veloce, però ha sbagliato molto di più rispetto a Dani. Quindi vedo lui favorito sia perché è veloce sia perché è costante. Panzo ha tantissima costanza, forse quello che ha più costanza di tutti, anche più di Adelante. Però come velocità pura ci vedo molto Dani. Quindi secondo me se Dani inizia ad avere quella costanza che sta avendo, a parte vabbè, la Francia che sappiamo perché è andato così, riesce ad avere quella costanza, io penso che Dani possa essere il favorito. È vero che a Panzo vanno fatti i complimenti perché lui praticamente ha saltato 5 gare ed è nella lotta al campionato piena. E quindi è come se avesse fatto 5 zeri e lui è lì. Quindi se avesse cominciato da prima forse era primo, però sarà una lotta bella, però ti ripeto, se devo dare un favorito io dico Dani. Dani, tu invece che sei diretto interessato, che cosa pensi? Per me ce ne sono tre. Non ce n'è uno che ora prevale sugli altri, perché comunque Adelante ha avuto qualche gara sfortunata, Panzo è risalito, nonostante appunto sia partito con gare in meno. Io sono partito comunque in campionato con un andamento normale, poi ho trovato la costanza e i risultati sono arrivati, quindi mi sono ritrovato lì. Quindi per me, per ora siamo noi tre in gara al campionato. Ovvio, a punteggio. Per come stanno le gare, Panzo. Poi bisogna vedere pista per pista. Però sì, alla fine siamo noi tre lì. Polla Pullit ha perso un po' troppi punti per la strada. Intanto Ciuccia, scusami un attimo, Dani, super giro 16-4. Super Ciuccia Rodelli, anche super Giozzara, mentre che parlavamo mi ero perso questi due temponi incredibili. Gran primi giri per loro, che si mette prima in seconda posizione in maniera un po' inedita, anche se Marco ha usato la gialla, che Corusso la gialla, Manu la gialla, Sciacco la gialla. Diciamo che a parte Thomas, allora anche Thomas la gialla, quindi sì, ecco qua, ho visto tante gialle, però comunque merito a Ciucce e Gio di questo grande tempo. Comunque sì, Dari, sono perfettamente d'accordo con te. Anche Simo 15. Skiller, 16-3, incredibile, almeno per il momento. La ribalta, diciamo, dei piloti di metà classifica che in questo momento sono primo, secondo e terzo, con Sciago De Nicio, che sono sul filo, le due Williams, quindi sicuramente E dovranno anche fare un Andrea. altro. Andrea non è riuscito a fare il giro Andrea qua. ne ha proprio fatto il giro, anche Prince, comunque, che è una wild card, questa sera sostituisce Mister Urso. Comunque, dicevo appunto, sì, Dani, sono d'accordo con te. Io credo che alla fine sarà quello più tirato, probabilmente, di tutti. Per l'equilibrio incredibile che c'è in alta classifica, soprattutto perché siete più di uno a giocarle, quindi veramente ogni punto farà la differenza. Quindi bisognerà soprattutto non fare zeri, perché uno zero, uno 27-2 zero. Gabri Sì. primo settore. E ricordo che Ah, Pulla ne fa un altro di zero. quello è vero. No, pensavo fosse una battuta, invece no, è No, è vero, ne farà un vero. altro, Sì, anche perché per ha molto. quello Sì, è svantaggiato. direi che in questo momento tenderei a escludere i Pullit dalla lotta. Poi tutto può succedere. Intanto aspettiamo un attimo la Q1, poi parliamo dell'RVL. Intanto siamo su Gabri, che sta per chiudere il terzo settore, quindi vediamo se lui riesce a buttarla dentro, anche perché in questo momento è escluso e anche di tanto.
Quindi vediamo adesso, arriva l'ultima curva. Andiamo on board, dovrebbe essere un 17 e mezzo, mi sa. Un 16 e mezzo, 16 scusate, e mezzo. 16 e mezzo. Si mette 16 e 5, quindi anche lui grande giro, anche Giudap, attenzione Giudap, 16 e 4. Un Giudap rispolveratissimo questa sera. Vecchio anche stile, diciamo. Il lancio. Modalità F1-2020, F1-2021 per Giudap, che si mette in seconda posizione. Occhio anche a Wally, che comunque c'è 7. C'è sale dei box, ai box. Ai box, ok. Sì, sì, sì. Gasme nullo. Vediamo Daddy Free, che si lancia adesso nel primo settore. Si vede che Ungheria piace un po' a tutti, perché sto vedendo tanti piloti, diciamo così, a sorpresa lì davanti. È un po' lento uscire dalla curva. Tanto Ciuccia si ritira ai box. Molto pulito. Tanto traffico in pista, eh? Sì, sì, infatti da difesa faceva veramente slalom tra le varie vetture. Vediamo, perché adesso arriva il settore centrale, che sarà molto indicativo per capire il tempo di Daddy Free eventuale. 54,9 simili di 3 decimi, quindi questo vende su 17,0, che gli basterebbe per essere tranquillo, anche se momentaneamente, nell'attesa che tutti gli altri concludano il proprio giro. Adesso Daddy Free è all'ultima curva. Vediamo 16 17 0, esattamente 13esimo, non può stare tranquillo. Ma occhio a Shagod, Shagod deve chiudere un giro. No, si lancia adesso Shagod, si lancia adesso. Vediamo Andrea. Andrea invece è nel settore centrale, quindi andiamo un attimo su di lui. Sarebbe un'esclusione abbastanza clamorosa quella di Andrea, che comunque sappiamo il valore del pilota Ferrari. Però è un ottimo settore centrale. Un ottimo settore centrale, 54 e 4. Arriva adesso alle ultime curve. Gli serve un 16 e mezzo, 16 e 7 per stare tranquillo al 100%. Mi sa che potrebbe arrivare, eh? Mi sa che potrebbe arrivare. 15, 16 e 3, addirittura super fucsia per Ultra Andrea, che si mette primo. Allora andiamo dietro, arriva Jox, no, Jox si lancia adesso. Gasmetano si è lanciato adesso, Prince pure. Sciacolo sotto di un decimo al primo settore. Vediamo settore centrale. Sotto di 4 decimi nel settore centrale. Prince 27,6 primo settore, un po' lentino. Leggera collezione di Shagod. Anche leggero lag. Leggero lag più caro. Sì. Largo. Ma comunque 16,5, penso possa stare tranquillo Shagod. Vediamo un po' dietro, perché chi c'è sul filo? C'è Manu che sta finendo il giro, secondo settore. Sì, Manu si sta migliorando di un decimo al primo, vediamo il secondo. Addirittura scala mezzo secondo. Scala Wallace. Wallace, 16-1, super fucsia. Occhio anche a Marco, Vediamo un attimo, si stanno migliorando un poco tutti, Che Corusso, Manuel. Vediamo prima Manuel. Che su... 54,5 Marzai secondo settore. 16,3 Manuel si mette secondo. Marzai scivola pericolosamente in 14esima posizione. Ha bisogno del tempo Marco. Vediamo Marco che arriva 14,15 16,3, si mette secondo, terzo. Allora primo evento esclusi sicuro Gasmetanos. Che la perde da Di Free. E quindi escluso anche lui. C'è Prince che nel giro, ma l'ERS praticamente al 20%, quindi non lo so se riuscirà a rimigliorarsi. Aspettiamo un attimo Prince, che è l'unico che può migliorarsi, anche se no, è altissimo. Quindi Prince escluso. E quindi finisce così la Q1 con le illuminazioni di Prince, delle due Alpine, Prince e Gasmetanos e Daddy Free. E comunque ragazzi, livello altissimo questa sera, mai vista comunque una qualifica così equilibrata dal primo al, praticamente al sedicesimo. Sono tutti lì e si vede appunto, come dicevo prima, che Ungheria piace come pista, perché davvero super tempi, non mi aspettavo una Q1 così agguerrita. No Fabio, sì, soprattutto guardando i tempi dei primi 8-9,
Sono tutti dentro in 4 decimi. Ma sembra più una qualifica breve che una Q1, perché veramente tempone. È anche vero che molti hanno fatto il primo con la gialla e quindi hanno sfruttato la pista più gommata per fare poi il tentativo con la rossa nella pista, con la pista più gommata. Quindi credo che molti di questi tempi, soprattutto quelli che abbiamo visto alla fine, vedremo se poi li rivedremo anche in Q2. Però veramente livello alto alto. Mi aspettavo che si potesse passare il Q1 anche con un 17, con un 16 alto, e invece si arriva addirittura un 16,7, 16,8 per passarlo. E quindi si preannuncia veramente molto interessante per la qualifica di questa sera, e qui diventa sempre ancora più difficile dare un poleman, siccome sono tanti piloti in lotto, e soprattutto può esserci anche la sorpresa di un pilota che non ti aspetti che ti fa la pole position. Bisogna curare i minimi dettagli. Sì, è una ogni pista... sbavatura può essere letale. Sì, sia per prendere il taglio, perché è una pista dove il taglio può esserci, può scappare, sia anche perché se la perdi rischi di andare anche a muro, perché sono molto vicini. E soprattutto, nonostante sia una pista relativamente corta, comunque 1:16, però distacchi molto ravvicinati, molto molto ravvicinati. Comunque sono tante curve, quindi cioè, qua comunque è difficile essere tutti vicini, perché è una pista comunque con tante sezioni, ogni curva è importante, deve essere fatta bene, quindi non mi aspettavo una qualifica così combattuta. Meno male, direi, viene da dire, meno male che sia così. Comunque, nel mentre che comincia la Q2, stavo un attimo facendo il recap delle classifiche un po' del nostro campionato, e quindi un commento lo facciamo invece per la RVL, dove lì la lotta è a due tra Loris Batacchi e Tano Leclerc. Quindi secondo voi chi è il favorito? Allora, ma tu, Fabri, comunque hai un vantaggio notevole, notevole in quanto a punti, ma anche in quanto a costanza rispetto agli altri due piloti. Loris magari lo frega qualche indecisione o comunque qualche insicurezza in qualche curva, e questo gli dà il vantaggio poi che ne hai tratto finora anche sui punti. Comunque nulla togliere a come stai gestendo tutto il campionato, perché comunque dalla prima gara fino adesso, appunto, la costanza che hai avuto ne fa da padrona. Ti ringrazio, Dani. Vale? No, io non la seguo la RBL. Intanto c'è Pullit che ha riscattato, sbinata tutte le Red Bull del pianeta. Poi c'è Loris Batacchi che mena le giuste gufate. Io penso della RBL che potenzialmente ha il gruppo di 20 piloti, dove almeno 10 sono molto 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 veloci e dove tutti se la potrebbero giocare. Però in quanto a costanza ci sono poi alla fine quei due piloti lì davanti che fanno sempre la differenza. Molte persone delle RVL mi stanno piacevolmente sorprendendo. Vedo da inizio campionato gente che era demoralizzata e che invece adesso va fortissimo. Faccio un nome a caso: Soldani. Sì, sono d'accordo. Sono d'accordo. Polli in Austria. Ha fatto un polli in Austria. Sono contento che comunque man mano tutti stanno migliorando. Poi per quanto riguarda la lotta lì davanti, margine c'è. E cosa devo dire, Fabri? Dipende da te, nel senso che solo tu lo puoi perdere a questo punto, come lo può perdere solo Marzai. Cosa differente nel RWS, certo. Punto su punto. Sì, no, sono d'accordo con te, Vali. Io penso che soprattutto parlando di RVL ed RWS, magari l'RWS ha quei 4-5 che effettivamente sono di RVL, cioè sono già dimostro di essere una categoria superiore. Invece l'RVL ha una, diciamo, nel suo complesso. Ah, è forse il campionato più completo, dove veramente c'è un livello generale più alto. Magari, ti ripeto, i singoli della RWS 3-4 lì davanti magari potrebbero tranquillamente lottare con me, Loris e via dicendo. Però come generalmente è una categoria inferiore. Invece l'RVL nel complesso, basta vedere le qualifiche, basta vedere le gare. Comunque, cioè, capita spesso che ci sono i piloti anche di centropiglia che poi ti fanno grandi gare, ti fanno anche seconda, terza fila. Soldani ti ha fatto la pole position in Austria. Guarda, Fabri, ti dico una cosa, nel senso, non è un discorso offensivo, è un discorso ragionato, nel senso che in RWS se ti trovi
a ricostruire una gara riesce a recuperare durante la gara. Esatto, okay? Sì, arrivare esatto fino a quinta posizione. In RVL non è così facile, perché comunque in pista poi trovi gente che va forte, e recuperare fino ad arrivare sopra non è facile, cioè non recuperi così facilmente, soprattutto in determinate piste. Sì, sì, sono... ho detto, nulla togliere ai piloti delle altre categorie della RWS, perché comunque anche loro sono veloci, però è più complicato, la vedo il gruppo, dal centro gruppo più forte rispetto alla categoria inferiore. Non parlo della RWA perché vabbè, no, una categoria a parte, tutti molto veloci. Sì, sì, poi le chiedo anche il parere a Dani per chiudere, e poi chiedo a lui appunto un parere. Sono d'accordo con te, sì, cioè il centro griglia RVL farebbe tranquillamente sesto, quinto, quarto in RVS, viceversa ovviamente no, e soprattutto come dicevi tu sono d'accordo, un Dani Messi esempio che ti parte quattordicesimo in RVS ci mette poco a recuperare e risalire, a meno che ovviamente di incidenti e quant'altro, quindi parlo se fosse una gara normale lineare, invece in RVL uno del livello di Dani, quindi Pullit, Panzo, Adelante farebbero molta più fatica perché il centro senza nulla togliere ai piloti di RVS, assolutamente. È più complicato recuperare un quattordicesimo posto, risalire in RVL che in RVS, sì. Sì, e là conta tantissimo in RVL, veramente partire davanti. La qualifica conta davvero tanto. Qualche volta mi è capitato partire dietro, e infatti quando sono partito molto dietro ho fatto fatica a risalire, ma come tanti hanno preso 5 drive-thru. No, dietro non ottavo, dietro quando è capitato a Imola, per esempio. Probabilmente un Q1 con le gialle in RVL non lo passerei quasi mai. In RWS mi è già capitato di passarlo con le gialle, quindi sì, sarebbe più difficile di passare. Sì. Quindi tu Dani ti trovi comunque d'accordo con me, Vale? Sì, molto. Guarda, io volevo soltanto dire una cosa ai ragazzi della live. A parte Nanni, non ho capito che cosa mi hai chiesto, se me lo puoi riscrivere. E poi volevo dire insomma a tutti i ragazzi della live che ci seguono adesso una piccola novità della RVL, che Fabrizio non si chiamerà più RV Gambaro, ma RV Steven Bradbury. Per chi non lo sapesse, però diciamo chi è Steven Bradbury, scusatevi. Steven Bradbury è un famosissimo pattinatore, vogliamo chiamarlo così, pattinatore australiano che ha vinto l'oro alle Olimpiadi, grazie ai suoi avversari che uno ad uno cadevano tutti. Nella Formula 1 non si può cadere, ma ci si può girare, si può prendere il drive-thru, si possono fare tante cose per far vincere gli altri. Qui mi aspetto una risposta ad Alex Batacchi. Sì, qui c'è tanta fantasia, ne abbiamo visti tutti i colori, diciamo drive-thru, sbinnate, 5 secondi random, il figlio di Loris che fa cadere il bicchiere d'acqua, Loris si spaventa e si gira. Guarda caso, però c'è sempre poi Gambolo che ne approfitta, c'è sempre... In ogni caso... RV sculato. Io lo sbinatore folle, scrive infatti Loris. E poi c'è Mattia che appunto dice: le migliori battaglie in RVL sono al centro della griglia, perché i primi hanno poca differenza di passo e quindi il sorpasso è più difficile. Sì, sono assolutamente d'accordo con Mattia. Intanto 16:03, Andrea si mette davanti, inizia a vedere i primi tempi. E manca ancora l'appello Shagod, Nisho, quindi le due Williams e Gabri e Checco. E quindi aspettiamo loro, vediamo un attimo Sciaco se è nel settore centrale. Comunque Fabri, io in allenamento ho visto qualche pilota andare sul 15-2, cosa che oggi non lo vedo, cioè, sono molto molto distanti da quei tempi. Per quello io prima avevo azzardato quel 15-14-9, perché ho visto piloti che andavano forti, ma non così forte oggi. Tanto dice Fuxa, sì, Vale, secondo me, però lo sai che forse hanno fatto tutti con gomma usata? No, questa è la sensazione, secondo me. No, probabile. Allora, Shagod, 2 millesimi, praticamente lo stesso giro di Nisho, e due Williams vanno di pari passo. Mi sa di sì, probabile che abbiano usato la gomma usata, perché effettivamente vedo tempi più alti per essere comunque Q2, mi sarei aspettato già un 15. Sì, sarebbero dovuti già scendere di un po'. Purtroppo il gioco decimo non ce lo dice. No, ci dà sempre gomma un giro, quindi, ed è un bug, perché non significa che la gomma sia nuova, perché può essere anche usata e comunque darti sempre quel numero di giri. Tanto vediamo Gabri che sta per chiudere anche lui. Tra l'altro scriveva prima Ciuccia, non so se stava scherzando o meno, che forse piove in gara, però non so se era ironico.
Tanto che Coruso 16-2. Io so che non piove. Ah, ok, perfetto. Quindi, tanto Gabri. Poi non so. Gabri 16-2 si mette a dettare il passo. Un grandissimo giro del pilota Alfa Romeo che quest'anno sta faticando tantissimo. E che questa sera, per il momento, si mette davanti a tutti in Q2 con un gran 16-2 a dettare intanto il passo. Devo dire che Loris si è appena guadagnato un ban di 2 minuti. No! Ho letto solo chat. Forza magica. Forse... Sì, 2 minuti di ban. Pullit, sei bellissimo anche tu. Grazie a te, Panzo. Grazie a te anche tu. Quando fai le live ci delizi sempre col tuo commento. Tanto Giozzarde 16-2, anche lui fa un grande tempo. Si mette davanti a Gabri di pochi millesimi. Anche Checco vicinissimo. Ricordiamo, lui neopilota appunto Mercedes. E poi tutti lì. Il gruppo centrale è vicino. Solo a parte un po' Asme, Jox, Simo e Ciuccia. Io penso che Simo e Ciuccia sicuro hanno messo gomma usata, perché mi sembra veramente molto molto alto il loro tempo. Simo che si rilancia comunque col 25% DS. Strana come scelta. Ah no, 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 sta chiudendo il giro. E si migliora. Simo 16-3. Si migliora anche lui. Gran bel tempo anche per Simo. Quindi andiamo su Ciuccia, che invece in questo momento è escluso. E si migliora di mezzo secondo nel settore centrale. Sì, credo sia gomma usata anche per Ciuccia. A meno che non ha montato subito gomma nuova. Mi pare strano. Secondo me si è rilanciato con la stessa gomma. Cioè. Vediamo, Ciuccia arriva 16-3 anche per lui. Guardate quanti piloti ci sono praticamente in un decimo e mezzo, incredibile. Tutti i primi 8 sono praticamente in un decimo e 6. Un po' più staccato Wally, ma qualifica tiratissima. E quindi viene difficile adesso pensare chi possa fare pole. Vediamo chi è ancora in pista per fare il giro. Forse Asme, sì, Asme che si migliora di 2 decimi e mezzo al primo settore. Vediamo il secondo. 3 decimi nel secondo. Tanto Fabri, ti dico che ci sono Ultra Andrea, Wallace e Marzai che sono nel giro di uscita, Sì, no, intanto faceva ridere il commento, sì, di Bullet. ho capito, non me ne ero accorto. Cioè, svegliati, cazzo. Andiamo su Asbe che sta per andare a chiudere il giro. Vediamo 16-2, prima fila per il momento, anche se Q2 Alfa Tauri. Giozzara De Asme col tempo che inizia a farsi un po' più nuvoloso, attenzione, non vorrei che ci potesse essere una pioggia nel Q3. Vedo man mano che si fanno minacciose le nuvole. Si sta per lanciare Wally. Sì, Andrea ha lanciato, ti seguo io, Andrea. Sì, io sono su Thomas che parte adesso sul giorno. Dani, se vuoi, e io vado su Marzai. Allora, Andrea è davanti a Thomas, Thomas davanti a Marco. Ecco, quindi diamo gli intertempi primo settore, secondo e terzo. 27-2 Andrea primo settore. Anche per Wally. Anche per Marzai, quindi, quasi 27-3. Quindi settori praticamente in fotocopia per Thomas, Andrea, settore centrale, Vale, l'hai visto? 54-4. Vediamo Thomas. 54-3. Un decimino più veloce. Marzai. Oh. 16-0 per Ultra Andrea, Fuxia. 54-3. Quindi in questo momento Thomas e Marco sono leggermente davanti. Vediamo adesso come chiude il terzo settore Thomas. Arriva 15.969. Si mette davanti ad Andrea di un decimino e tre. Fucsia, vediamo Marco. Vediamo Marco. Pulito. Esce molto bene, esce molto bene, però Wally davanti. 16.0, ma tiratissima fra questi primi tre splendidi piloti. E intanto esce tutto il resto del gruppo in questo momento. Sì, stanno uscendo tutti praticamente. Attenzione, perché Manuel ha fatto il giro. Manuel, ma 16-3 è a rischio. Molto a rischio. E tra l'altro non si sta migliorando. Si deve lanciare adesso, ma avrà pochissimo ERS. Quindi Manuel è molto. No, non ha manco benzina. Non ha benzina. E quindi Manuel deve adesso rischia tantissimo. Manuel ha rischio forte, forte rischio esclusione. Perché praticamente c'ha 20 millesimi, 10 millesimi dall'undicesimo. Quindi Manuel rischia tantissimo. Arrivo subito, ragazzi. Sì, intanto è incredibile, ragazzi, in 3 decimi primi 12 piloti, cioè assurdo, assurdo, qua veramente
sarà difficile seguire tutti. Ricordiamo Manu vincitore della gara del 10 anelli, sempre qui in Ungheria. Tra l'altro sì, quindi una pista che a lui era tanto cara e che praticamente stasera sta invece faticando. Ha fatto bene Dani a ricordarlo. Intanto sono su Judap che fa 54,6, si migliora di un decimo. Manu si ritira nel frattempo in box. Ciuccia che si lancia. Vediamo Judap, arriva adesso a chiudere il giro. E Judap chiude in 16,5, resta escluso Judap. Jock si lancia adesso, vediamo, arriva Mommo, no, Mommo si lancia adesso. Ciuccia anche, Nicio anche, tutti adesso si lanciano. Quindi Shago sta lanciando, Simo si è lanciato adesso. Sì, sarà un po' difficile seguirli tutti. Ok, Asma è l'ultimo a lanciarsi. Sì, quindi chi è il primo? Ciuccia, mi sa. Sì. Sì. 24 millesimi si è migliorato il primo settore. Ciuccia poi Momo. Sì, dietro c'è. No, Judap che ha chiuso il giro. No, Jox. Ma ci sono. Sono su Shago. Oh, intanto Momo si è girato. Momo si è girato, quindi scuso Momo. Allora c'è Jox dietro di lui. 54,5 Ciuccia, È buono, Vabbè, ragazzi. 54,5 Jox. Tiratissimo, guardate i primi 12, tiratissimi. Saranno i millesimi a fare la differenza. Ah, piccolo errore di Shagod. 54,2 Nicio. Arriva Ciuccia, 16,2. E mette fuori probabilmente le due Williams. Simo Skinner che non si è migliorato nel settore centrale. Vediamo se adesso nel terzo settore ha fatto la differenza. Si migliora Simo, 16,2. Arriva Nicio sul traguardo. Fa Shagod, ah no, qui davanti Nicio la butta dentro, vediamo Shagod. Shagod la butta dentro. Manca solo Momo, forse finita così. No, finisce così. Sì, finita così e quindi incredibilmente escluso Manu e la sorpresa. E anche l'altra Mercedes di Checco Russo che sembrava promettere bene. Ma comunque ragazzi hanno fatto tutti in una grandissima qualifica. Cioè sono stati esclusi per millesimi. Per millesimi. Forse hanno deluso Manuel, Sì, forse solo un po' Manuel ha deluso. E poi vabbè, Jox, Bomb e Judap. Ma poi per il resto, i primi 11, che gli vuoi dire? Sono tutti in millesimi, quindi. Intanto Asme 16,0, anche se approfitta comunque della massima gommatura possibile della pista a fine Q2, quindi ci sta che abbia fatto comunque quel tempo. Però complimenti a lui che si mette secondo. E chissà che non si possa anche lui candidare a un'ipotetica pole position. Però guardate, veramente una qualifica spettacolare, forse una delle più belle, perché veramente sono tutti lì. Due decimi dal primo all'undicesimo. Sì. Sì, tre decimi. Tre decimi dal primo al decimo. E quindi qui veramente sarà appunto questione di millesimi a fare la differenza per decretare la griglia di partenza del Gran Premio d'Ungheria, il 13° appuntamento della IF. Questo è il resoconto, poi ricordiamoci anche a fine gara, mi devo ricordare di far vedere poi tutti i tempi per le classifiche, se no Judap ci bestemmi addosso, giustamente. Adesso ragazzi, vedendo questi primi 10, favorito? Nome secco? Favorito da questi primi 10? Fa tanto la strategia, quindi... Ma io dico per la qualifica però. Sì, sì. Dipende da chi tira l'ultimo giro. Da chi ti lancia l'ultimo giro prende la pole. Con pista molto più gommata. Appunto per quello dicevo, la strategia dell'ultimo giro, devi lanciarti in tempo. Ma sempre più nuvoloso, Però credo che riusciranno a fare il Q3 sull'asciutto. Cioè tutto quanto, anche l'ultimo tentativo. Ma che dice sto celiaco? Tu Vale, quindi? Su chi ti sbilanci? Guarda, devo dirti che... Cioè, da Q2 non saprei proprio farti un nome. Però, non lo so, oggi mi sento che Wally ci può regalare una pole.
Io dico i primi tre saranno in quest'ordine: Andrea, Thomas, Marco. Ah, proprio così, senza neanche guardare il primo giro. Sì, ma va fatto adesso, quando ancora non hai visto il primo tempo, sì. Io dico Andrea. Io Pollas, Marzai, Nicio. Ah, tu addirittura ci metti Nicho come papabile. Sì. Shagod non lo metto perché l'ho visto un po' più in difficoltà, leggermente, perché poi alla fine erano tutti là. Però come sensazioni, diciamo, da inizio qualifica l'ho visto un po' leggermente meno sul pezzo. Quindi per me i primi tre sono indiscutibilmente Andrea, Thomas e Marco. Per me questo sarà l'ordine, però su DG, anche se non è questo l'ordine, però per me questi saranno i primi tre. Intanto il primo a lanciarsi sarà Gio Zarate. Il commentatore RWS. Sì, tra l'altro commentatore di tutto, RWS, RWL. Fortissimo. Grande Gio. E si è riscoperto prima voce assoluta. E che voce soprattutto quando fa le E il giorno dopo è difficile che la ritrovi quella voce, gare. però. Sì. E si parte, si lancia Joe, parte il suo giro cronometrato, andiamo un po' su di lui. Andiamo a proposito dei dati. Io arrivo A subito, seguire le ragazzi. due Ferrari, eh? Sì. Ah no, solo Ciuccia. Fa molto bene la chicane. Eh, 54 e 4, il tempo di Gio dovrebbe essere. È un buon tempo, ma Nicio Q2 ha fatto 54,2. E tu quanto fai danni nel settore Non me lo centrale? ricordo, non me lo ricordo minimamente. Vediamo, arriva Gio, arriva Ma Gio. sì, sicuro non questi tempi. 16,2 per Gio 16,2. Zarate. Se si mantiene in linea col tempo più o meno del Q2. Ciuccia 16,7, direi o Ma ha gommosata per fatto qualche Ciuccia errorino. oppure errore. Vediamo Wally, Wally, andiamo su Thomas. O c'è forse. No, Thomas, andiamo su Thomas. Che fa 54,0. Eccoli. 54,0 per Thomas. Thomas è sul 15,7, 15,8. All'ultima curva Thomas, vediamo, dovrebbe scendere sul 15 probabilmente. 15 e 15 6, a 6. 4 6 per Edev Wallace, che si Wow, mette in pole position tempone. provvisoria. 3 decimi mancano. Aspe 54 e 5, sarebbe 17 16 1, addirittura 16 3. 16 e 3. Vediamo C'è Ultra Andrea. Andrea il lancio. Sì. Qui poi. 27-0 primo set Marzai contro sta Andrea. chiudendo il giro. Marzai sta chiudendo il giro. Marco 16-0, lontanissimo da quello di Thomas. Vediamo quanto andrà nel settore centrale. 54-0 come Thomas. 54-0. È sui tempi di Thomas, e occhio. Io ho detto Andrea, Thomas, ma o Marco Thomas, no, Thomas Marco. Ho detto Andrea, Thomas e Marco. Ultima curva per Andrea. Esce molto bene, traziona molto bene Andrea. Dovrebbe essere anche su 15. Lui 15-7, 4-1. Di un Pochissimo. decimo, di 95 millesimi da Thomas. Vediamo chi manca. Shagod si è lanciato adesso. Vediamo il primo settore. 27,4, 4 decimi più lento rispetto a quello di Thomas. Vediamo Nicio sta chiudendo Nicio. il giro. 54,5, quasi 6 nel settore centrale. Quindi dovrebbe essere su 16 anche lui. Infatti 16,3. Vediamo, occhio, chi ha detto che faceva pole Thomas? Vale, giusto? Io. Anche Dani, sì, sia Vale che Dani. Shagod
Shagod, 54,6 Shagod, tempo alto quello di Shagod, dovrebbe essere sui 16,4. Mi sa che sono gomme usate però. Sì, io penso che molti siano scesi con gomme usate, eh. Sì, ma Simo invece non è proprio sceso. Ma Simo ancora no, ah, mi sa che Simo ha finito le gomme, quindi sta aspettando l'ultimo tentativo, mi sa. Però un giro con la gomma usata, sì, ci poteva stare, giusto per pigliare, sì, prendere il riferimento. Sì, sì. Shagod 16,4, infatti tempo alto. Simo esce adesso, eh. Simo sta uscendo adesso. Vediamo, andiamo su Gabri. Andiamo su Gabri, che è l'unico senza tempo ed è l'unico che sta per lanciarsi per un giro cronometrato. A vederle mi sembrano gomme nuove, per Gabri. Così a occhio mi sembra gomma nuova. Secondo me Gabri ce l'ha il tempo per mettersi tra i primi, eh. Sì, potrebbe regalarci una sorpresa Gabri, eh. Simo intanto è sceso in pista. Vediamo Gabri primo settore, che ci potrà già dare un'indicazione. 7-3. Sì, peccato, prima Gabri in Q1, 27-1 ha fatto. Attenzione alla posteriore. No. Fortunatamente nessun danno per lui. Ha il tempo di rientrare però, eh. Tempo di rientrare e di rifare il giro, quindi. Andiamo su Simo. Andiamo su Simo Skiller, che è l'unico che sta per lanciarsi. E poi ci sarà Asme. Non lo so se non ha danno nell'ala posteriore. Mi sa che te la mettono a posto però nei box, eh. Ah, ok. Sì, nei box sì. Sì, okay. Dovresti rientrare tranquillamente come quando rompi l'ala anteriore. Siamo a bordo col pilota Red Bull, Simo Skiller. Ah, un po' stretto, un po' stretto. Però ha No, ti dava squalifica. È il tempo. No, si stava girando la direzione sbagliata, gli dava la squalifica poi. L'avevo visto subito, aveva tagliato un po' troppo curva uno. Sì, però c'è il tempo per rifarlo. Andiamo su Asme, che è l'unico, quello che sta per lanciarsi. Tra l'altro rimane fisso in seconda per consumare forse più benzina, probabilmente. Pure il cambio. Anche sì. Ciao Fabri. Giusto così buttato a caso fa, serve sempre. Sì. Ragazzi, ricordiamo Bullet. A chi ci sta. Scusami, Bullet. Vale, dici? Vai. Bullet che scrive: fammi bagnare Simo. E subito tutto. Che sbocco di curva. Ecco. Il riassunto della vita. Fabri, non abbiamo fatto la bet. Ah, il sondaggio. Vabbè, non fa niente. Dicevo, ragazzi, ricordiamo a quelli che ci stanno ascoltando che noi il weekend di Imola saremo presenti, eh. Saremo in gran blocco presenti a Imola, quindi. In 20. In più di 20. Quanti siamo? 20. Un gran numero. Chi volesse conoscerci, tanto ci riconoscerete, avremo maglia IRF con anche tanto chi di vuole logo. Venire anche chi vuole venire, ricordiamo che sono usciti oggi i biglietti. Sì, saremo allora, ricordiamo le date del tour. Vale, siamo a Imola, poi allora saremo a Imola dal 19 al 21 maggio. Per subito dopo ci sposteremo in Austria l'ultimo weekend di giugno. Saremo anche a Silvestro, sono uscite le date oggi, ragazzi, dai sui nostri social. Tanto Asme al secondo settore, eh. 54,2, eh. È interessante, dovrebbe essere su un 15 alto, forse 15,9 Asme. E poi dietro dovrebbe esserci Ciuccia, mi sa. Ah, non è il lancio, che box. Non capisco la scelta di Simo di rientrare in box. Simo, 15-8, si mette terzo. Scusami, chi è rientrato in box? No, Simo Skiller, rientra in box. Non capisco questa scelta di rientrare. Allora, Ciuccia si sta per lanciare. Sì. E subito dietro l'Ultrandeo. Giozzarat invece. Guarda, sta e per dietro l'Ultrandeo, che lascia il distacco. Si stanno lanciando tutti. Ma stanno molto vicini Giovanni e Andrea, eh? Sì. Tanto si è lanciato Ciuccia.
Mi sa che l'ultimo a fare il tempo sarà Barco, eh? No, Simo Skiller sarà. E sta uscendo proprio in questo momento. Vediamo Ciuccio quanto fa e poi andiamo subito su Andrea. 27.3, andiamo su Andrea. 27.0. Si peggiora di un... no, si migliora di un millesimo. Praticamente il settore identico. Molto bene qui, pulita la chicane oltre Andrea. Vediamo adesso sul settore centrale, poi... forse mi la tagliano! No, si è salvato, ci vuole 3.9. Meno un decimo. Occhio che è sul tempo di Thomas, eh. Vediamo se riesce a fare una differenza sostanziale nell'ultimo settore. Bene. Piccole, piccolissime correzioni. Arriva Andrea, che la piazza è in pole position. 15-4. Thomas 29 millesimi nel primo settore. Marco ha sbagliato. Marco dovrà rilanciarsi anche se ha solo 40% di Hertz, quindi mi sa che va considerato fuori dalla lotta. 54-0, si peggiora di 8 millesimi. No, si migliora di 8 millesimi. Occhio perché qui Andrea forse ha fatto il colpaccio. Arriva Thomas all'ultima curva, vediamo. 12, 13, 14, 15 ed è pole position per Red Bull tra Andrea 46, che la mette davanti a tutti in 1:15.4. E tanto arriva anche Shagod, 15.8. Marco credo che difficilmente potrà ammirare la polla, anche perché ha totalmente finito l'Hertz. Ciuccia si sta peggiorando. Giozzarate, sì, no, niente, anche lui senza Hertz. Vediamo Simo. Simo errore, partirà decimo. E quindi su e pole position per Ultra Andrea. L'avevo preannunciata. Ho mancato di poco. Avevo detto Andrea, ma Thomas, Marco. Marco ha fatto quinto, Shaco terzo. Va bene così. E come ha detto William. E tra l'altro non so se dico una cacata, però forse è la prima pole position di Andrea, eh? È quest'anno? Strano. Esatto, quest'anno sì. Sicuro, sì. Ma anche forse di sempre in IRF, eh? No, in IRF non credo. Non lo chiederemo ad Andrea, però mi sa che per quanto sia veloce nella pole position mi sembra che non è mai riuscito a farla. Non vorrei dire una scemenza, poi glielo chiederemo casomai dopo. E quindi finisce così con una prima fila Ultra Andrea Thomas, poi Shaco Dasme in seconda, Giozzarate Marco in terza, Ciuccia Nicio in quarta e Gabri Simo Skiller in quinta. Quindi qui una lotta per il centro classifica tutta lì. Certo, Marco parte sesto, però è ovvio che col suo rivale Manuel che parte dietro di lui può stare comunque abbastanza tranquillo. E complimenti alle due Alfa Tauri che comunque si confermano in grande forma e le mettono in quarta e quinta posizione. Comunque deve stare attento anche alle spalle in curva 1 Marzai. Allora Dani, per non rischiare di lasciare la gara lì. Guardando questo Q3 ti aspettavi qualcosa di più dal gruppo centrale? A parte i primi due? Sì, sicuro. Ma guardando i tempi anche magari di Nicio mi aspettavo qualcosa in più. Non so Simo Skiller come girasse in prova, ma anche da Marzai ma aspettavo molto di più. Sì, diciamo che i tempi soprattutto di Nicio magari sono ipotetiche pole position di RWL probabilmente. Sì, ma comunque Ciuccia ha rispettato quello che ha fatto durante la settimana, sì, esatto. Sì. Invece sicuramente sono andati oltre le aspettative Asme e Joe. Shagod anche si è ripreso, non pensavo, anche detto, Shagod, sì. Non pensavo, infatti non l'avevo messo nei anche primi tre. Se qualcosina in più secondo me ce l'aveva, però guardando sempre le prove, non guardando questa qualifica qui questa sera, sì. E poi anche da Gabri mi aspettavo qualcosa in più, siccome era partito addirittura in Q1, in Q2 aveva fatto 16.2, in Q3 invece addirittura peggiorato di 2 decimi. E sì, sicuramente anche Simo che addirittura non è riuscito nemmeno a chiudere il giro. Mi sa che ha sbagliato lì nel non uscire subito, a provare a fare un giro almeno con gomma usata. E come ho preannunciato, comunque il minimo dettaglio è fatale guardando anche Marzai. Sì, assolutamente. E quindi Marco che addirittura non è riuscito a fare il secondo tentativo.
Adesso concentriamoci perché ci siamo. Completamente soleggiato, ovviamente, la gara. Quindi non ci regala neanche due giri di pioggia. Almeno per il momento no. Poi abbiamo visto che in Francia è arrivata all'improvviso in RWS la pioggia. Era programmata per Q2 e Q3. È arrivata pure in gara. Intanto c'è Black Mask Return che dice Shacod Wallace Asme addirittura il podio. Sì, questo ragazzo non sappiamo chi è, questo Black Mask Raider, fa sempre il tipo per Shagod. Secondo me è proprio Shagod con un profilo falso che si scrive per se stesso. Sì, infatti Black Mask, palesati. Ehi hey, Dani, non era la tavola ciuccia. Poi c'è Ryoda 7 che anche non so chi sia, che lo salutiamo. Jäger. È Jäger, Ah, è immaginavo Jigger. fosse Jäger, È Jigger mi Jigger, chiedo, giusto, Jigger. Jigger. E tu sa. Hashtag testicolion Miami. Sì, l'hai detto proprio giusto. Testicolion. Un saluto ad Tanto Erich. chiedo. Tanto chiedo ai piloti della RWA se mi stanno sentendo se hanno regolato il force playback. Force feedback via possibilmente perché non abbiamo No, tutta no, la no, serata. sono un amico di Shagod. Black Mask ha detto che è un amico di Shagod, quindi non è Shagod con un secondo profilo che fa Loris il tifo per se Tabacchi stesso. che dice che ha grandi commentatori. Ma lobby buggata o Sì, infatti, che vogliamo no, no, credo che stiamo mettendo a avete benzina. visto, no? Cioè, Il vai a box mano. Ricordiamo ai ragazzi Mercedes. dell'RVA che per far partire la gara bisogna fare circhio, mettere X, se no non parte. Non bisogna aspettare Ricordiamole. il fischio dell'arbitro perché quello è il calcio. Comunque stavo pensando alla prossima stagione che passare dall'ultimo box laggiù al primo qui sarà molto diverso. Ah, quindi già ci stai dando Tacchi, chi è che non c'è dentro? Uno una spoiler di mercato. parole che se le porta via il vento. Mi raccomando, seguite Gianluca Di Marzio per tutte le notizie del mercato IRF. Ci siamo ragazzi, mancano pochi secondi al via. Mi raccomando, voi raga, date una panoramica su quello che succede dietro. Io resto davanti, almeno giusto le prime due curve. Sperando che fili tutto liscio. Ci siamo. Si spengono i Ecco qui. semafori. 3, 4, 5. Il via del Gran Premio d'Ungheria con una grande partenza dietro di Asme che prova subito a prendere la posizione su Shagod. Occhio davanti anche Andrea che è partito molto bene. E subito anche Marco che prova a infilarsi. Intanto c'è Asme che lagga a manetta. Contatto. Contatto, contatto Marco Asme. Leggero contatto, fortunatamente senza danni per entrambi. Forse causato un po' dal lag incredibile di Asme con Marco che prova subito a buttarsi dentro con Asme. E si prende la posizione. Forse data Vantaggio di anche dalla Mosco. gomma gialla. Sì, infatti anche però Marco va un po' lungo Marco. Intanto dietro vedo contatto, Si è la girato Gio pin. Zarate, eh? Si è girato Gio Zarate, si è girato? Asme. Intanto, No, no, no. intanto Asme cosa sta succedendo? No, Contatto la Asme che sta debris. succedendo? Asme. Si è girato Asme! Si è girato Asme, si è girato Giozzate, quindi garaccia, partenza orribile per le due Alfa Tauri che perdono tutto ciò che di buono avevano fatto in qualifica. Incredibile, partenza un po' confusionaria. E Sì, ancora Asme che si si sono gira. girate anche con un contatto da Divri e Checco Russo. Tanto Casme su male, ma Asme laggava in maniera assurda la partenza. Qui intanto cosa sta succedendo? Qui al centro griglia con Judap su male. Male che è partito malissimo. Forse Sì, anche e perde posizioni. sì, svantaggiato anche dalla gomma. Intanto Casme sul Jox si butta dentro. Casme che è già nono. Partenza super. Sicuramente guadagna tante posizioni. Infatti 9 posizioni Nove guadagnate da posizioni. Casme. Incredibile. Il solito buon vecchio Casme Thanos. E occhio intanto che davanti Andrea prova subito a scappare. Rientra Manuel, rientrano Manuel e Jox. Ah, mi sa danni all'ala per entrambi e soprattutto, ripeto, partenza orribile per i due Alfa Tauri che hanno perso subito tantissime posizioni, sono ultimi in questo momento. Sì, ma una gara che si può ricostruire, eh. Sì, qua poi il pericolo safety è dietro l'angolo. Comunque i primi tre che se ne sono andati così in ordine di griglia.
Nijuk che guadagna 4 posizioni, Marzai 1, Simo Skiller 4. Ah, tra l'altro rimane occhio, lì. Occhio al occhio alla differenza di strategia tra Thomas e Andrea. Che Andrea sì, sulla gialla, Thomas sulla bianca, quindi sarà molto interessante vedere poi Andrea se riuscirà appunto a scappare, deve scappare perché altrimenti poi sarà difficile nel secondo stint da Thomas. Vediamo Tom e Shagot con la bianca, quindi parecchia differenza di strategia, eh? Sarà molto importante e indicativo anche per noi comunque RVL e RVS poi vedere quale sarà stata la migliore, perché abbiamo una, diciamo, abbastanza un'eguaglianza, diciamo, tra chi ha messo la bianca e chi ha messo la gialla, un equilibrio tra le due scelte di strategia. Intanto dalla chat sottolineo il commento di Panzone, RV Fibra. Sì, sempre presente per le Aspe. Tanto DRS abilitato, ma qui c'è un trenino assurdo. Infatti qua tutti che una carrellata di giri veloci l'uno dietro l'altro, approfittando della scia di quello davanti. Con qui una lotta Williams-Red Bull, appunto, che si ribadisce sempre ogni gara, con terzo e quarto Shagot Nijo, quinto e sesto Marzai e Simo Skiller, con Shagot che adesso farà sicuramente un po' da tappo dietro, che a tutti i piloti è un gomma gialla. Ma il giro veloce in gara di Checco Rosso è spaventoso. Quanto ha girato? 19,7. Ma ha usato l'ERS? Probabilmente, se no non si spiega. Sì, al 50% di ERS. Ah sì, al 50% di ERS. Perché effettivamente girare sul 19, primo giro con gomma bianca, mi sembra un po' troppo. Però manco, sì, ha usato l'ERS, sì, no, ha usato metà ERS, quindi dai, ci può stare. Sì. Torniamo davanti. Salire bene anche le McLaren, comunque decima, undicesima. Sì, hanno approfittato del marasma dietro, comunque Giozzara, Teasme, Jox e Mando, sono i quattro piloti che hanno subito particolari danni. Marzai vicino a Nicio. Vediamo se qua, già Marco, già col 50% di ERS, Sappiamo essere un pilota che quando è davanti lo gestisce. Sì. Ma hanno praticamente tutti un 50% di ERS, 60, l'unico è Ultra Andrea 100 di ERS. Andrea sta a 90, Thomas 60, quindi Andrea grande gestione. Sì, puoi vedere un po' Andrea tutti... deve spingere. Sì, tutti quanti sul 50-40, è vero, tutti quanti lo stanno usando, tranne Gasme che sta sul 70. Una McLaren giù da 20%. Andrea deve incominciare a usarlo un po', perché deve spingere, deve allontanarsi. Deve mettere fuori DRS Wallace per poi far trascinare Thomas nella lotta invece per la seconda e terza posizione con gli altri, così Andrea può approfittare e scappare. No, ma anche perché se riesce a uscire fuori dal DRS Thomas lo possono attaccare e poi si crea bagarre dietro che gli potrebbe permettere a lui di... Sì, esatto, insomma, esatto, scappare un pochettino di più. Esatto, quello che stavo dicendo è proprio questo, così... Però adesso Thomas di prova, anche se sta usando l'ERS, adesso al 57-59... Andrea invece ancora niente, vediamo se è un po' adesso Marzai lo usa. È incollato. Andiamo su Marco che è attaccatissimo a Nicio, anche se diventa difficile attaccare, deve prendersi un rischio Marco, gli prende tutta la scia, vediamo se la butta dentro, gli concede l'esterno, se lo prende tutto, prova un leggero incrocio Marco, ma Nicio può tranquillamente difendersi col DRS del compagno di squadra, sta spremendo l'ERS Marco, ma lo spreme anche Nicio, che è al 27 infatti. Simo che invece non riesce a tenere il passo di quelli davanti, deve guardarsi le spalle da Ciucciarodelle che è al limite il leader della zona di RS. Avvertimento per Ultra Andrea. Mamma, Marco incollato, un decimo incollatissimo, adesso sarà difficile stare così attaccato nel settore centrale. Siamo un bordo sul pilota Red Bull perché è veramente incollato, dovrà prendersi un rischio se vorrà passare Nicio. Si fa molto sotto Marco, prova a spostarsi. Intanto bandiera già la settore 2, si è girato ancora un Alfa Tauri, mi sa sempre Asme, sì. Che peccato per il pilota Alfa Tauri, dopo una grandissima qualifica. La gara in salita, torniamo qui davanti però perché c'è Marco che è incollato, rimaniamo un po' su di lui. Lui usa l'ERS, lo sta usando anche Nicio che l'ha quasi finito praticamente.
Tirare una staccata diventa difficile se non impossibile. Intanto davanti Andrea che prova a scappare. Adesso ha usato un po' di Ers, ma pochissimo. È sempre all'85. Tobias invece al 40. Tanto giù da Psugasme. Passa. Però prova Gasme a restituirgli il sorpasso. Attenzione, Gasme esce molto meglio nonostante giù da Fabio il DRS. Nonostante giù da Fabio il DRS, ma giù da chiude anche se Gasme non ci sta. Gasme all'interno. Tiene, che brutta inquadratura. Ok, tiene. E intanto Gasme si ritira. Che peccato per il pilota Alfa Tauri. Intanto qui c'è la super lotta tra Checco Russo, Mommo, Gasme e Giudap per l'ingresso in zona punti. Checco Russo, dove è entrato? È entrato la chicane. Che sorpasso ha fatto Checco Russo, non sono riuscito a inquadrarlo bene, ma incredibile. Dove è passato Checco Russo? Non l'avrà presa bene Mommo, che si è visto questa freccia d'argento, appunto, buttarsi in un punto impossibile. Tanto Wally perde il DRS su, sì, adesso su sì. Andre. E occhio perché Sciacola adesso può farsi sotto e Andrea può scappare. Mescole uguali per Shadow e The Wallace. Andrea sta dimostrando un passo gara incredibile, soprattutto perché non sta usando l'ERS. È vero che ha una gomma di vantaggio, su questo siamo d'accordo. Però Wally ha usato il 70% di ERS, Andrea niente praticamente. Gran passo gara di Andrea. Vedremo poi nel momento in cui inizierà a calare un po' la gialla e a venire fuori la bianca, poi se Thomas ne avrà per riaccodarsi. Anche se dovesse restare a questo distacco, comunque Thomas andrebbe bene, perché già siamo al settimo giro. Sono volati questi primi sette giri. Non c'era tanta differenza tra bianca e gialla nel primo stint, almeno dalle prove che abbiamo fatto. E nel secondo stint? Nel secondo stint ha il vantaggio di 5-6 giri con la gialla, ma comunque la bianca macchina scarica vola. Vediamo intanto, anche perché Thomas fa ancora oscilla, fa questo elastico tra il DRS e non prova a spingere. Adesso forse ce la fa prenderlo, mi sa. Vediamo, va al limite, 9 decimi. Adesso dovrebbe entrare nel detection point. Sì, lo prende il DRS. Di pochissimo ce la fa, di un paio di decimi riesce a prendersi il DRS. Thomas fondamentale per lui, quasi come se fosse ossigeno per il pilota Alfa Romeo per difendersi da Shagod e tenere soprattutto il passo di Andrea. Da tener conto che le gialle comunque sono molto sollecitate dalle temperature alte e invece le bianche riesci comunque a tenerle intorno ai 95 gradi. Quindi dici che la gialla comunque si usura più facilmente, ovviamente sei subito rispetto alla bianca. Si usura, ma non è tanto l'usura, è tanto la gomma calda. Cioè va subito che su di temperatura. Inizia a pattinare. Sì. Marco aggressivissimo, praticamente fa traiettorie molto più strette, molto più sono andato a tagliare sui cordoli per cercare di recuperare il più possibile su Nicio. Anche se fino a quando c'è questa situazione comunque di scia di RS diventerà impossibile per Marco attaccare, anche a sua volta per Nicio e per Shagod, con Simo che ormai dietro rimane lì tranquillo, spettatore di questa bagarre, e deve guardarsi le spalle da Ciuccia Rodelle che con la gomma bianca comunque anche lui sta tenendo un ottimo passo. Dietro sempre la gara 4. Gabri, qui mi sa che ci scatta la safety. È safety car. Vediamo dove l'ha persa Gabri. Eccolo lì, lo vediamo sulla sinistra del teleschermo. Trovata in un punto dolente la safety car comunque. E rientrano, perché... Nicio, Marzai, Simo Skill. Marco, 5 secondi, colpo di scena clamoroso. 5 sì, secondi. Sì. Fabri, lo sai perché? Perché ha provato a superare Nicio e box. Che follia di Marco, che follia sì. Di Marco. Ultra Andrea non è entrato però, eh. No. Occhio che qui magari Andrea può rischiare, eh. Andrea non essere rientrato potrebbe rischiare un po', adesso. Io sono da voi, secondo me hanno fatto bene, per me hanno fatto bene quelli con gomma gialla a rientrare. Non te lo so dire. 25 giri sono tanti, Fabri. Sono tantissimi anche per la bianca. 25 giri sono tanti, la gomma si consuma. Più che altro adesso la usi comunque a macchina carica, la bianca. Però considerando che la safety come minimo ripartirà tra un paio di giri, quindi si arriverà a 24. Secondo me ci può stare.
considerando che poi Andrea dovrà rientrare, si troverà nel dietro, dovrà comunque fare sorpassi. Vabbè, vedremo, vedremo. Però a quel punto avrà gomma bianca, macchina scarica, e la gomma sarà nuova in confronto alle altre. Intanto ovviamente quelli con gomma bianca non sono rientrati, giustamente, perché era troppo presto, ovviamente. Quindi solo Andrea è rimasto fuori di quelli con gomma gialla, sì. Gio Zarate che ha messo la gialla addirittura, forse perché era partito con bianca, mi sa. Manuel ha messo la bianca, anche lui ha fatto la sosta. Ma l'aveva fatta anche prima, man. Quindi rifà la sosta. Sì. Quindi dicevi, Vale, che Marco ha provato a passare Pulli e ha provato a passare Pullit. Ha provato a passare Micio e Vox. Esatto. Sì, sì, credo che l'ha provato a passare, è arrivato un po' troppo lungo. Ma c'è riuscito però a passarlo. Fabri, però ricordiamo che noi anche sotto, anche all'interno dei box. Sì, 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 no, dico, però c'è riuscito a quanto pare. Sì, 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 sì. Sì, no, i sorpassi così comunque poi verranno valutati a direzione gara, però sono molto borderline a rischio penalità, poi staremo a vedere bene la dinamica. Mamma mia, come mi soffri, non è che ti soffri, sei sempre dei miei pensieri, Polla, perciò. Come ho letto il tuo commento e... Ha già preparato il contratto. No. Allora, la safety penso che a questo giro dovrebbe rientrare, sì, perché adesso Manuel si riaccoderà, quindi dovrebbe rientrare. Quindi si faranno, sì, esattamente 25 giri con la bianca, ovviamente alta safety permettendo. Che comunque non la scuderei. Assolutamente, assolutamente no. Forza Ferrari, Bullet. Intanto Nanni ci suggerisce che i sorpassi in, in pit lane sono 75 secondi di penalità. Secondo me si ricorda male, Nanni. Ci siamo, la safety rientra. Vediamo Andrea quando darà lo strappo. Se da subito, dalla prima, dall'ultima curva, si aspetterà proprio il traguardo. Per non dare la scia a Thomas. Anche lui lagga abbastanza. Andrea parte, Andrea parte, Andrea parte. Ha dato un bello strappo. Sì. Un gran bello strappo, un gran bello strappo di Andrea. Shagolt attaccato. Shagolt subito attaccato, attenzione, vediamo se ci prova subito. Tutte su due Thomas. Tutte due ars. Thomas già 77. Shagolt è qui che arriva quasi lungo. Hanno usato tutti Earth, tranne Zeta Prince, Nicio. Tutti hanno usato l'Earth. Tanto Ciuccia già si è beccato veramente quasi un secondo da Shagod. E dietro c'ha Checco Russo e Marco. C'è una Mommo! Mommo l'ha persa, rompe anche l'ala. Peccato per la McLaren di Mommo, che stava facendo comunque un'ottima gara. Gara che si fa di nuovo in salita per lui. Torniamo davanti perché c'è Marco, appunto, avvelenatissimo, sicuramente anche per i 5 secondi di penalità, che vorrà risalire. C'è Checco Russo che comunque deve ancora fermarsi ai box, però sta tenendo anche lui un grande passo, sta facendo un'ottima gara, risalita anche per lui. Tanto Andrea prova subito a scappare, quasi un secondo rifilato a Thomas. Non vuole adesso da subito non dargli il DRS, ma clamorosamente riesce sempre a non utilizzare una punta di Ersa, Andrea, incredibile. 97% contro il 78% di Thomas, comunque non è tantissimo, però ne ha usato un po' rispetto ad Andrea. Andrea adesso un po' ne usa. Sì, sì, un po' ne usa, giusto in uscita curva però. Ricordiamo che è difficile recuperarlo qui, l'Ersa è una pista molto critica per quello. Quindi già un secondo e due rifilato, anche adesso comunque ancora col vantaggio della gialla, anche se dovrebbe iniziare un po' a calare. Sicuramente ha sfruttato anche la safety per ottenere qualche giro in più sulla gomma media. Checco Russo comunque vicino a Ciuccia. E anche Marco, mamma mia, Marco sempre incollato. Si sta facendo tutta la gara così, incollato al di dietro, prima di Nicio e adesso di Checco Russo.
Mano attaccata a Jox. Vediamo dietro, sì, mano è dietro attaccata a Jox, rimaniamo davanti. Tanto addirittura Thomas, un secondo e 9. Mi sa che ha fatto un errore, perché adesso Andrea veramente sta volando. Ha guadagnato tantissimo nell'ultimo passaggio, nell'ultimo settore, perché Thomas adesso è a 2 secondi praticamente. Però Nicio, Shagod non ha guadagnato tantissimo, quindi sì, forse magari anche trazione, magari anche trazione della gialla. Sì, mi sa che allora è proprio Andrea, che sia la gomma e anche Andrea che hanno iniziato sì a spingere, perché infatti giro veloce 19.6 per Ultra Andrea sulla gialla di 12 giri con l'ausilio di Poco Hertz, che comunque è, 70, è ancora a 78. Adesso comunque DRS abilitato in zona, Hertz, in zona DRS su Shagod. Vediamo Marco perché è incollato e c'ha Checco Russo davanti a sé. E adesso è DRS abilitato, quindi forse inizieremo a vedere qualche primo sorpasso vero, qualche prima staccata. Tanto Fabri, volevo sottolineare la difficoltà in questa gara di Manuel. Non riesce sì proprio a risalire, diciamo che la pista pure è difficile. Veramente in difficoltà già dalle qualifiche. Sì, non è una pista che ti concede di risalire quando parti dietro. Quando parti comunque ti trovi molto dietro, quindi sì, gara da dimenticare per il pilota Mercedes, che come ci faceva giustamente ricordare prima Dani, e anche la gara che ha vinto della Diecianelli Ungheria, però stasera proprio non va. Un altro Manuel. Sì. Vediamo, perché qui adesso sarà Checco Russo che vedremo se attaccherà Ciuccia, perché adesso il DRS c'è. Correzione di Tommy. Può utilizzarlo, vediamo se lo utilizza. Lers, DRS, spalanca tutto, lo usa anche Ciuccia. Ciuccia che lo scarico sul dritto. Vediamo se ci prova adesso nel secondo, seconda zona DRS, anche se qui deve uscire veramente incollato. Sono tutti e tre attaccati, eh. Marzai è vicino. Traiettoria diversa per il pilota Red Bull, vediamo. Qui però è impossibile attaccare. Un poco più chiaro, c'è anche Nicio attaccato allora. Da che trenino? Ma dall'onboard di Nicio c'è un trenino assurdo. Attende il momento giusto. Giustamente Nicio sta più tranquillo, perché devono fermarsi davanti a sé, soprattutto Marco a 5 secondi, quindi. Tanto vamo a giro veloce con la rossa, anche se è quello che può valere. Vediamo poi chi sarà il primo a sferrare l'attacco tra Checco e Marzai. Shagod fuori sì DRS. Shagod non riesce a tenere, oddio, è al limite per prendere il DRS. Occhio per la trama su Marco, andiamo su Marco che è vicinissimo. Usa tutto l'ERS, però lo usa anche Checco ovviamente. E anche Ciuccia. Lontano Checco. Sì. Vediamo come esce qui Marco. Occhio che Marco è vicino. Meglio. Occhio che Marco è vicino. Vediamo se la butta dentro. Diventa difficile, infatti si accoda saggiamente. Tra qualche giro arriverà poi la sosta per chi ha montato come a bianco, quindi inizierà un po' a cambiare la classifica, e penso che anche Andrea fra qualche giro dovrà fermarsi. Eh sì, teoricamente uno o due giri si deve fermare, Andre. Sì. Traziona molto meglio qui Checco Russo in confronto a Marzai, che è in questo settore dove prende quei decimi giusti per il rettilineo. Tanto bandiera già la settore 1, Mommo, si gira ancora Mommo. Adesso a 6 decimi Marco, deve essere veramente incollato sia Marco sia Checco per attaccare, che altrimenti diventa difficilissimo provarci. Checco leggermente più vicino a Ciuccia, che però ha usato già l'ERS in uscita. Ciuccia l'ha finito praticamente, Checco ne ha ancora 100, però anche lui è lì al limite.
dal terminare l'ES. Vediamo se dietro intanto Nisho rimane sempre Scia. E anche Piero stanno facendo sotto anche Prince e Simo Skiller, che giustamente approfittano di questa bagarre. Pian piano si avvicinano. Adesso giro 16. Credo che Andrea dovrà fermarsi al prossimo giro. Invece le bianche più o meno a che giro dovrebbero fermarsi? Giro 20? 20-21esimo giro, sì. Contando che Wallace ha soltanto 1 secondo e 8, 1 secondo e 9 di distacco da oltre Andrea, se dovesse rientrare tra 2 giri potrebbe portarla anche al 22esimo giro per averla già la più fresca. Sì, se tiene questo distacco, sì. E così anche viceversa, cioè anche gli altri, Shago, Ciuccia. Tra l'altro in questo momento Thomas sta cominciando a guadagnare su Andrea, perché mi sa che la gialla è Sta a iniziando a fine finire, ha vita. Sì, preso 6 decimi. è a fine vita, quindi mi sa che Andrea al prossimo giro deve rientrare. Ha iniziato a usare anche l'erso, Andrea. Sì, ma veramente poco. Quanto ha ancora il 70%? 75, 80%? sì, 80 quasi. 85%. Oh, si gira Daddy, si gira Daddy Free nel frattempo. Shagod 5%. Oh no, Ciuccia! Ciuccia, Che no! schianto! Che Secchi. botto di Ciuccia! Ma come l'ha persa? Come ha fatto a Questo perderla? Era in accelerazione, come ha fatto a perderla? cordolo esterno di sinistra, si è rimbalzato. Dani, non ti sento più. No, non mi senti? Ok, adesso sì, ok, dicevi. Il cordolo di sinistra è rimbalzato di là, è andato a destra. Tra l'altro l'ho La ripresa anche in perdi live. colpo esteriore. Allora, questo avvantaggia tantissimo oltre Andrea. E chi non si Ma era ancora rientrano tutti, eh? fermato? Secondo me rientrano tutti, Ah, dici che rientrano anche tutti sulla Marciac. gialla? Rientrano Secondo me sì. tutti, ma cioè, svantaggio abissale per Wallace, Shagod e Checco. Quello sì, perché non potranno. Le gialle fatiche a tenerle O tutto. le rientra. Oh, attenzione, cosa stava Non succedendo là? rientra. Non rientra Nicio. Resta con gli 8 giri di gomma. Quelli Anche Simo non rientra. con 8 giri restano tutti fuori in pratica, tranne Ma ci può Giorgiade che è rientrato. stare, Sì, ci può stare, sì. eh? Attenzione al traffico box. E occhio al solito Gas Metanos che si trova in quarta posizione. Vantaggiato molto oltre Andrea. Però il tannello deve passare, eh? È vero che avrà un passo nettamente superiore. Però Difficile Andrea superare, però dovrà sì. passarli, dovrà passarlo. Gasme, Judap, Simo e Nicio. In questo momento se devo buttare un euro lo butto su Nicio, perché il passo ce l'ha ed è primo. Invece su Gasme, Judap e Simo Skiller non lo so. Io credo non riusciranno a mantenere la loro posizione. Ma su Nicio io ci scommetto che possa portarlo a casa, eh? Voi che Bisogna dite? vedere i primi giri di Andrea. I primi giri dopo safety, ancora prima del DRS. Bisogna vedere se riesce a tirarne fuori due o tre e scalare le posizioni. In quel caso sarebbe in bilico. Sì, Andre deve riuscire a mettere subito almeno i 2 o 3 piloti che ha davanti tra lui Almeno e Gasmetano e Giuda. Giudap. Giudano. Giuda. Giudap. Non si è sentita la P? situazione che si fa molto interessante, e soprattutto Joe Zarate che è tornato a vita con questa safety, anche se ha gomma bianca di 8 giri. E anche Manuel comunque nel suo, anche se tredicesimo. E adesso vediamo perché la situazione si fa molto molto interessante e sarà importante capire appunto Andrea come gestirà questa ripartenza. Dovrà subito cercare di passare Gasme. Gasme e Judap sono i due obiettivi principali immediati. Sono sicuramente più lenti di Andrea di molto. Invece già su Simo Skiller e Nicio già forse dovrà faticare un poco in più. E Thomas sicuramente anche, io credo che Thomas deve mettersi lì tranquillo, mettersi in scia da Andrea e farsi un po' trainare.
Adesso vedremo se Ultra userà l'Erso, no, ripresa settima, penso proprio di sì. Eh sì, ma lo deve usare, ma Andrea, altrimenti... In trazione gialla-gialla va molto meglio. Poi tra l'altro non li passerà mai, soprattutto deve guardarsi le spalle comunque da Thomas che ha la gialla. Che il passo comunque l'aveva anche con la bianca, quindi un bel pericolo per Andrea. Ah, ricordiamo che Marzai è decimo, perché è entrato, ha montato la gialla, ma ha scontato di 5 secondi. 5 secondi, sì, esatto. Ciao Fabri! Ciao Fabri! Qui ci vorrebbe un miracolo per Manu. Allora, mi sa che se riescono ad accodarsi Mom e Daddy Free potrebbe già rientrare adesso la safety, eh? Sa di sì, eh? Speriamo più che altro. Dai, ma mi sta infatti. Sì. Sì. In questo giro. Ce la fa, ce la fa. No, perlomeno gara un po' ricostruita anche per Mommo, che aveva 40 secondi da 14esimo. Sì. Ci siamo, ragazzi. C'è un altro safety. È rischioso adesso. Vado on board con Simo. Sì, andiamo a bordo con Simo, dai, vediamo con Nicio quando riparte. Nicio mi sa che aspetta il traguardo per ripartire. Sì. Ripartito Nicio. Lo strappo. Vediamo dietro Andrea se ci prova subito. Distante Tom. Occhio subito Casper su Judap. Occhio subito Casper su Judap. Questo che favorisce Alt Andrea. Casper, c'è la scodata, Andrea ci prova. Ma deve rallentare perché c'è anche Judap all'interno, Andrea. Mamma mia, quasi non tappona Casper. Attenzione, c'è Thomas che si infila dentro. C'è Thomas che si infila dentro, leggero contatto, attenzione! Shagod. Attenzione Casper e Judap! Attenzione Casper e Judap! Mamma quanto sta laggando Andrea! Mamma mia! Sì, sta laggando tanto! Mamma, l'ho visto dentro la macchina di Judap! Andrea con quanta trazione esce! Andrea con quanta trazione esce, la butta dentro! E dove l'ha passato Andrea? Dove è passato Andrea? Doveva farlo questo sorpasso? Per iniziare ad avere un minimo vantaggio della rimonta, ma intanto Nicio sta volando, già un secondo e quattro rifilato a Simo Skiller. Shagod comunque ha superato Tom prima della curva veloce a sinistra. Occhio a Thomas, che è vicinissimo a Shagod, mamma, quasi lo tampona. Mamma mia, cosa stiamo vedendo? Adesso gara che si è accesa dopo questa safety. E Nicio che sta avendo un passo incredibile come avevo immaginato. Mamma come sono incollati. C'è Judap che sta facendo da tappo. Però andiamo anche su Ultra Andrea che è vicinissima a Gasme Thanos. Sfrutta tutto l'ES. Gasme pure lo usa un po'. Andrea la butta dentro e passa. Attenzione dietro. Attenzione dietro Shago Judap. Judap che ricompare. Attenzione, che è successo a Thomas? Che è successo a Thomas? Torniamo avanti, ma si è girato anche Shagod. Ma cosa sta succedendo, ragazzi? Si è spaccato Tom. Io ho inquadrato dietro perché ho sentito un botto nel muro ed era Thomas. E tra l'altro si è girato anche Shagod. Attenzione, va lungo anche Prince. Mamma mia, ragazzi. Pazzesco. No, Nicio. Ma cosa sta succedendo, ragazzi? Cosa sta succedendo? E Simo Skiller al primo. Incredibile, Simo Skiller in testa KPV d'Ungheria. Ma c'è Andrea dietro che è avvelenatissimo. C'è Andrea dietro che è avvelenatissimo e sicuramente non se lo farà dire due volte. E tali sono anche Casme e Judap che restano per il momento terzi e quarti. Occhio alla bagarre dietro però. Ma cosa è successo, ragazzi? Pura follia. E tra l'altro mi sa che si è rigirato Thomas. O forse no, sta perdendo posizioni per l'ala danneggiata. No, ha rotto l'ala. Sì, ha rotto l'ala. Occhio ad Andrea. Occhio ad Andrea che adesso deve gestire tranquillamente perché... al vantaggio rientra dietro anche Manu, ha rotto l'ala. Mamma Andrea come esce bene, intanto che Colusso su Judap. Mamma mia, che Colusso è uscito male però, che Colusso è uscito male, prova a buttarsi dentro Prince. Sono in tre.
Ma si lasciano il giusto spazio, molto corretti. Leggera toccata. Oddio, no. Molto corretti. Non proprio. No. Molto corretto. Era in televisione e non morto. Scusate. Valerio, secondo me si è mutato. Valerio? No, perché perché ho visto cose oscene. Ho rivisto il ritiro in pista di Prince. Ho visto rimposta pista di Checco Russo. È successo un po' di tutto, no, ragazzi. Mi sono messo a ridere perché avevo appena finito di dire molto corretti. Si lasciano il giusto spazio. E poi è successo il patatrack. Tanto quindi, Marzai così riscala la classifica. Si quindi scusami un attimo, Vale, come ritiro in pista di Checco Russo? Ti sono ritirati per contatto? No. Scusami, Prince è ritirato in pista e Checco Russo è utilizzato in posta pista. Intanto Ultra Andrea passa su Simo Skiller, ne ha ovviamente molto molto di più. Però Simo in questo momento può gestire comunque, perché a dietro di sé Gas Metanos sicuramente arriverà a Marco. Ma dietro di sé Gas Metanos a 2 secondi e mancano comunque 12 giri. Andrea in questo momento lanciatissimo, comunque diventa nettamente il favorito per la vittoria del Gran Premio. Giri di pura follia. Io vi giuro, ragazzi, non ho parole, è incredibile. Aveva appena finito di dire molto corretti, si lasciano il giusto spazio e poi è successo l'impossibile. Poi lo andremo a rivedere. Intanto ovviamente Andrea viaggia, da già un secondo a Simo Skiller. Tra l'altro pian piano arrivano anche dietro Gasme e Marco. E anche Shagot comunque, nonostante l'abbia sbinnata, è ritornato comunque in gara alla grande, in quinta posizione. Anche Momo incredibilmente settimo, dopo che prima della safety, era a 40 secondi dal 17esimo, cioè quasi doppiato praticamente. Adesso addirittura in settima posizione. Peccato per Nice, che aveva la possibilità comunque di, non dico vincerla, però portare quantomeno il podio. Intanto andiamo su Marco. Marco è probabilmente l'ha persa la chicane, purtroppo sul cordo. Siete Marco su Gasbe. Gasbe che frena molto prima. Non ci prova nemmeno a difendersi su Marzai. E Marco che passa, e adesso il prossimo obiettivo sarà il suo compagno di squadra Simo Skiller. Passa anche Shagot. Ma adesso Gasme non ne ha. Adesso Marco e Shagot che andranno ad attaccare sicuramente Simo Skiller. Vuole intanto giro veloce. Vediamo adesso Andrea, ormai lanciatissimo, 2 secondi di fila da Simone. Vediamo se Marco ne apre, andrà a prendere sia Simo Skiller che Andrea, Marco mi sa che deve passare subito Simo Skiller e poi fare praticamente giri di qualifica per andare a prendere Andrea. Non è impossibile, però deve sicuramente passare Mando subito ancora in box. Mando mi sa che si ritira. No, forse mette la rossa. No, giallo. Mi sa che adesso Marco attaccherà Simo. Sì, Manuel si ritira. Sì, Manuel mi sa che... sa che la macchina ritorna in pista. Vediamo qui. Tanto anche da Difi si ritira. No, da Difi si è ritirato in pista. Safety car. Da Difi l'ha perso in pista. Manuel che ha scelto il momento sbagliato per ritirarsi. Incredibile colpo di scena. Infatti mi viene da ridere, perché immagino Manuel in questo momento. Incredibile, ragazzi. Colpi di scena su colpi di scena. Adesso vediamo, perché mi sa che chi ha gomma bianca alle 16 giri deve rientrare. E quindi occhio, perché adesso Marco diventa favoritissimo. Per sicuramente favorito per la gara, perché con gomma gialla di 7 giri contro la bianca di Andrea è... Vediamo i giri infuocati. Adesso vediamo cosa fanno quelli che hanno gomma bianca da più giri.
Allora, intanto Andrea non rientra. Simo Skiller non rientra. Simo non rientra. Shagot rientra. Shagot rientra. Sì, sì, incredibile. Non rientra nemmeno Gasme. E non rientra nemmeno Judap. Incredibile. Tanto vedo un attimo gli avvertimenti, salve. Oddio, sì, Vale, lo sai che col senno di poi, vedendo che non sono rientrati né Gasme né Judap né Momo, forse Simo non ha fatto una cazzata a non rientrare, Diciamo che è come se fosse coperto da Gasme, da Judap e da Momo. Quindi vedi Sciacolo dove adesso è finito, non addirittura. Però hai già le nuove. Ma deve passare una miliade di piloti. Il rettilineo magari senza gli RS i primi giri, uno o due li puoi. Sicuramente Momo faticherà, però Simo, che è il primo di questi piloti con gomma bianca, forse col senno di poi, non rientrando quelli dietro, non ha fatto proprio una cazzata non rientrare. No, Simo no, però gli altri comunque hanno sempre 17 giri di gomma. Diciamo che Simo è stato fortunato, Sì. Simo è stato fortunato, perché se fossero rientrati quelli dietro si sarebbe trovato Shagot con gomma gialla. Però Shagot mi sa che ha sbagliato a rientrare. Shagot non aveva senso che rientrasse. Aveva una gialla fresca. Non so, magari. Oddio. O magari prova il giro veloce con la gialla fresca. Però c'è anche Giozzara. No, Wallace! Wallace si ritira! Cos'è successo? Non ci credo, ragazzi. Sotto safety, ma cosa sta succedendo? Amante delle safety car. Dopo Baku anche Ungheria. Incredibile quello che sto vedendo. Pazzesco. Follia pura. Dopo la seconda safety c'è stata follia pura in questa gara. Incredibile. E quindi ci faremo 28, 29, 8 giri, dove Marco ha la possibilità di portare alla vittoria. E sicuramente ci sarà una lotta incredibile per il podio tra Simo Skiller, Gasme, Judap e Momo. Comunque siamo a ridosso dei punti, siamo rimasti in 11. Sì, incredibile, 7 ritiri. Incredibile. È safety che rientrerà in questo giro, quindi saranno 8 giri di fuoco, dove vedremo lunghi per Simo, Gasme, Judap. Saranno giri di sofferenza soprattutto per Simo, che potrebbe vedere realizzarsi un podio che manca dal Gran Premio di Imola, il pilota Red Bull. 25-26 giri di bianca tosti, Vabbè, però conta, Vale, Dani, che praticamente 3 o 4 hanno fatto sotto safety. Sì, no, quello sì, però comunque qua in Ungheria consumi un po', Consumi lo stesso, anche sotto safety. Sarà una sofferenza anche per Andrea, i giri. Diciamo che per come è andata oggi la merita tantissimo il pilota Ferrari. Merita di vincere questa gara, perché ha avuto un passo dominante, una costanza per tutta la gara, quindi sarebbe un peccato se non dovessi riuscire a portarlo a casa, Andrea. Se riesce a mantenerlo dietro 4-5 giri, la gomma gialla dopo un po' la trovi sgonfia. Ci siamo. Si partirà da adesso, 8 giri sprint race praticamente, per decretare la fine di questo Gran Premio di Ungheria, che sta regalando emozioni su emozioni, magari non in termini di sorpassi, ma sicuramente in termini di colpi di scena. Vediamo adesso Andrea quando dà lo strappo. Parte subito, va subito Andrea e si riparte. No, si è girato Caspetanos! Incredibile! Colpo di scena! E occhio, perché c'è la bagarre delle due Williams, Nicio Shagot, Shagot Nicio. Vediamo chi passa. Passa Shagot, gomma migliore ovviamente. E occhio, si insidia anche, perché dietro ci arriva anche John Zarate, che però si accoda. Intanto già un secondo. Momo ha preso la posizione su... intanto si è girato che Corusso. Momo ha preso la posizione su Judap. Marzai 3 decimi da Andrea, 1 secondo e 7 Simo Skiller da Marzai, dai due davanti. Direi che sta spingendo tantissimo, sta spingendo anche tantissimo anche Momo. Simo Skiller pare non ne averne in questo momento, perché sta perdendo tantissimo ovviamente da Marco, ma sta guadagnando anche Momo su di lui.
Mamma, Marco incollato. Marco incollato, rimaniamo su questi due perché qui c'è la lotta per la prima posizione con Andrea che lagga un botto. Lagga davvero tanto. Scusate, sto un attimo in silenzio, ma sì, sì. Sto guardando altre cose in questo momento. Sì. Gestendo altre situazioni. Gestione tecnica. Attenzione, Andrea incollato. Marco è incollato. E non c'è ancora DRS. Andrea ha usato un po' Tesla, l'ha usato anche Marco. Giazzate su Nicio, Marzai su Ultra Andrea. Andrea si sposta, prova ad andare da scia. Qualche cambio di direzione. Attaccatissimo. Mamma mia, tre decimi. Con Simo Scarini. Riesce a tenerlo così. Sì. Gas Metano si è dato 5 secondi, mi sa che si ritira Gasm. Intanto c'è Simo Schiller che praticamente guida quel trenino dietro di macchine. Sarà soffrendo tantissimo anche lui per portarsi a casa il podio. Mamma mia, anche qui Andrea. Che comunque 5 giri in meno di gomma fanno, per Momo. Sì, Momo sì, fanno Momo sì. Tanto. 5 sì, tantissimo. Infatti si vede che sta perché, avendo esatto. un grip maggiore. Giudap guadagna su Momo, anzi. È lì che nel settore centrale inizia a guadagnare, ma poi nel resto perde. Sono su Marco perché qui, ragazzi, la lotta adesso verrà anche a vedere gli RS, quindi Marco sicuramente potrà provare l'attacco. Più distante. Leggermente più distante, Marco. Tre decimi. 60% di S, 60% di S anche per Ultra Andrea. 6 giri alla fine. Ricordiamo, Andrea non ha mai vinto una gara in IF. Ha vinto la Rodi Chanelli, una gara in 10 anelli, ma non ha mai vinto una gara in IF, Andrea. Sarebbe la prima per lui. 3 decimi Momo. Attaccatissimo adesso. Sì. Un decimo Sciago della Jox. 2 Marzai. Marco sta spingendo. Sta soffrendo Andrea, soffre tanto. Sì. Sta spingendo Andrea. Ah, ma quanto gli guadagna Marco nel settore guidato, ovviamente. Mancano ancora 5 giri, Andrea qui va un po' largo. Fa traiettorie diverse. Collina della sofferenza per lui e sicuramente anche per Valerio, che è il suo compagno di squadra. Oh, non sono contento, se Andrea dovesse andare a vincere. Vicino. Tanto c'è lotta Sciago, Jox e Nicio Giozzara di dietro. Rimaniamo un attimo qui davanti, scusate ragazzi, perché la lotta per la vittoria. Adesso c'è anche il DRS, sfrutta tutto l'ES. Traziona molto meglio Andrea all'ultima curva rispetto a Marzai. Lo sta usando anche Andrea l'ES però. C'è la scodatina di Andrea. Che passo, 5 secondi di primo skill. È vero che c'è la gomma gialla, però. Quanto si avvicina qui, tanto bandiera gialla Gasmetanos. Gasmetanos. Era venuto un colpo. Tanto Nicio, 3 secondi, questi pesano tantissimo nella lotta con Giozzarate. Ricordiamo che ce l'ha anche Giudap, 3 secondi. Tanto che corusto giro veloce. Tanto dietro un attimo, facciamo un attimo una piccola panoramica perché c'è Shagod che è incollato a Giudap. Giudap è incollato a Mom, intanto Casvedano si ritira ai box. Torniamo un attimo davanti però. Correzione per Andrea. Torniamo un attimo davanti. Prova a fare la traiettoria più stretta Marco. Tre decimi. È incollato Marco, deve sfruttare tutto l'ES. Andrea al 30, Marco il 40, si sposta Andrea. Però non riesce, molto scarico Andrea sul dritto. Andre fa molto bene l'ultima curva, riesce sempre a traiettare meglio. Tanto bandiera gialla. Fissa. Cos'è successo? No, Gasmetanos, la macchina di Gasmetanos. Ah sì, tanto Sciago da passato Giudap.
Mamma, quanto è incollato a Simo Skiller. Due decimi, un decimo. Collatissimo. Vediamo un attimo qui, perché anche qui c'è la sfida per il podio con Mommo, che sarebbe anche per lui un podio clamoroso dopo quello che era successo ai primi giri. Lui che addirittura era quasi praticamente doppiato. E dietro c'è Shagot, che anche lui incombe la lotta per il podio. Andiamo davanti, però molto vicino. Tre giri alla fine. Però forse era più vicino prima. Era più vicino, era a tre decimi. Adesso è 4 e mezzo. Penultima curva l'ha fatta molto meglio Under. Occhio, però adesso ci prova, Marco, mi sa. Vediamo. Vediamo. No, forse è ancora lontano. Non è lontano, lontano. Andrea 8% di Hertz. Marco. Occhio, Mommo Simo Skiller intanto. Mommo Simo Skiller. Va Mommo. L'esterno glielo concede. Se lo prende Mommo. Non ci credo. Incredibile colpo di scena. Mommo accompagna a muro Simo Skiller perché l'ha sbinnata. Simo a muro, colpo di scena incredibile. Incredibile. Simo non sarà per niente contento. Ovviamente non è colpa di Mommo, però. Cioè, involontario, però. Peccato, sfortunati entrambi. È così. Intanto Shagot sale terzo. Cioè, erano distanti e Mommo l'ha persa e... Sfortunati entrambi, che tra l'altro Mommo non è diventato subito ghost. Ma perché la stava proprio perdendo... Cioè, il contatto c'è stato appena Mommo l'ha persa, non c'è stato proprio il tempo per... E dato, andiamo qui davanti però, perché Marco... Veramente Andrea sta compiendo un vero e proprio miracolo a tenere Marco così tanti giri dietro. Vediamo di nuovo vicino. Cosa sta facendo Simo? Deve entrare in box il prima possibile. Occhio a Marco. Bloccato, mi sa. Si prende l'esterno. Ah, leggero contatto, andiamo fuori. E passa Marco. Passa Marco su Andrea all'improvviso. E dato vedo ancora Simo Skiller fermo. Non so cosa stia succedendo. Ah, non riesce. È rimasto incastrato. Vabbè, può fare reimposta pista. Fare reimposta pista Simo, comunque Simo rimane fermo così. Ok, l'ha usato. No, squalificato mi sa. No, l'ha usato. Ah, ok. Ha preso un attimo la direzione che di solito lo fa con la squalifica. Adesso Marco sta volando, ovviamente. Marco sta volando, si prende la posizione, si è presa la posizione di forza, ovviamente, anche col vantaggio di gomma, però complimenti comunque ad Ultra Andrea, che ha fatto una gara incredibile. In pista probabilmente avrebbe meritata più lui, però comunque va dato merito al pilota Ferrari di una gara incredibile. Intanto bandiera gialla settore 2, la ripersa di nuovo Simo. È sempre Simo. Sì, ripersa di nuovo Simo. Incredibile, ragazzi, quello che è successo. Incredibile. Intanto c'è Giuda quarto, Nicio. Quindi potrebbe andare addirittura Jox quarto. Sì, anche Giozzara dovrebbe guadagnare posizione su Giuda e Nicio. Ultimo giro, intanto, che comincia adesso. Con Marco in prima posizione, Andrea secondo. Shagot, che a quel punto si deve accontentare della terza posizione. Quadrata anche in maniera fortunosa, sicuramente. Intanto mi sa che Simo rientra in box. Nicio supera Giuda. E si ritira. Peccato, perché Simo poteva anche prendersi il punto. Intanto andiamo di nuovo su Marco, sul leader della gara. Si avvicina, ultime curve per lui. Due secondi e due comunque rifilati in giro e mezzo. Sì, ne aveva molti di più Marco, ovviamente, con Maggialla. Con differente, ovviamente, prestazione. Intanto no, forse la spinna Jox. Incredibile Jox, la spinna, e quindi dice addio la possibilità di guadagnare quel paio di posizioni che invece guadagnerà Giozzale. Però intanto andiamo su Marco, che ultima curva per lui. Ultima curva per Marco. RV, no, cos'è RV? Marco vince il Gran Premio d'Ungheria davanti a un grandissimo RV Ultra Andrea, a cui vanno fatto veramente enormi complimenti. Bravo anche Charles, comunque un po' di fortuna, un po' di bravura, porta a casa un po' di importante nella lotta soprattutto al mondiale corporazioni. Intanto c'è Marco che rompe l'ala,
Bravo no, anche Inicio. Giudap arriva Gio Zarate, che si mette quarto. Si mette quarto e Inicio quinto, Giudap sesto. Comunque ottima gara delle McLaren. Arriva Jox che spacca tutto. Arriva anche Mom, arriva Checco Russo. E non arriva Simo Skiller, che comunque butta un punto nella corsa costruttore generale. È tanto arrabbiato Simo. Intanto chiedo ai ragazzi del podio di entrare nel party. Fabio, sì. Io tanto vi saluto, tanto le domande fate voi. E sì. Sentiamo tra poco. Sì. A dopo. Intanto attendiamo. Che gara ragazzi, fila di colpi, sì, di scena. Simo, ho sentito Simo molto arrabbiato, è molto, molto dispiaciuto. Sì, però lì beh, non ci poteva fare niente Momo. Purtroppo l'aveva persa e non è entrato il ghost. Appena si è girato la macchina è arrivato il contatto. Purtroppo. Buonasera ragazzi. Buonasera. Sera. Ciao Fra. Manca. Siamo Andre. Tutti? No, manca Andre. Ok, dato anche Andre. Ok. Ok, siamo tutti ragazzi. Allora, partendo dal terzo classificato, complimenti a Shagod. Buonasera a tutti, grazie. Allora, Fra, è stata una gara molto movimentata, raccontaci un po', sali e scendi, sembrava che dovessi dire addio a questa gara, poi diverse safety ti hanno ributtato su, anche i contatti, incidenti, quindi raccontaci un po' che gara è stata. Allora, partirei dalla qualifica, veramente molto tirata, ma per me è uno spettacolo girare in queste condizioni. Quindi veramente tanta roba. Per quanto riguarda la gara, onestamente avevamo un buon passo lì davanti. Io, Thomas, Wallace, anche oltre Andrea andava fortissimo. Shitana safety che all'inizio ha avvantaggiato che è partito con la gialla, poi è uscita per fortuna pure per noi, quindi abbiamo ripreso la gara. Una volta cambiata la gomma sono uscito dietro però gente che ce l'aveva molto usurata, infatti c'è stato un contatto, l'ho quasi persa e niente, poi alla fine ho detto guarda, metto la gialla nuova che sicuramente ne avrò tanto alla fine. Così è stato, ho avuto comunque qualcuno davanti che bloccava, peccato. Dani, tu hai una domanda da fare? Sì, invece di mettere la gomma nuova, perché non hai continuato su quella? Se tanto gli altri comunque avevano gomma usurata di tanto, quindi il passo lo avevi per star davanti. Allora, sicuramente ne avevo per superare chi ce l'aveva molto usurata,
problema erano comunque Marzai e Andrea. Avevo due avvertimenti, quindi quello che non volevo era finire la gara con una gomma molto usurata. Da piano quindi era mettere quella nuova e diciamo non trovare quel tappo che ho trovato, perché se vedete i primi due erano a 8 secondi. Sì. Ho fatto molta fatica a superare perché lottavano con tutto l'Erse, quindi sono rimasto un po' dietro. Io non volevo rischiare perché comunque il campionato non dico che è finito, però punti servono. E niente, non è andata benissimo, ma abbiamo limitato i danni. Ok, anche comunque un punteggio costruttori sia RWA sia generico. Sì, esatto. Perfetto, Fra, ti faccio i complimenti e ti auguro in bocca al lupo per il proseguo della stagione. Grazie per i complimenti e grazie per la compagnia come sempre. Grande gara, Complimenti, Fra. Marco. Bravo, Complimenti, Andrea. bravo Fra, bravo Fra. Passiamo al Grazie. Grazie, ciao, Fra. secondo classificato, Marco. Scusate, Andrea. Andrea, complimenti. Io in gara ho detto che secondo me stasera te la meritavi tu, perché per tutta la gara che hai dimostrato di fare, la costanza, il passo enorme, la difesa comunque. Nonostante tu avessi la gomma bianca, quindi ti faccio i complimenti e raccontami un po' che gara è stata. È stata una bella gara, dai. Non di errori, fortunatamente. All'inizio ho gestito molto la gialla perché avevo di temperatura molto, infatti andavamo piano. Poi abbiamo iniziato a spingere un po' di più e alla fine sapevo di casini che erano successi dietro. Verso la fine non me la sono rischiata, onestamente. Quindi, no, dai, è stata una bella gara. Mi è piaciuta molto anche la qualifica, fortunatamente. Una pole l'abbiamo fatta. Io Fabrizio. invece ti chiedo, prima di tutto Dimmi, una domanda Alessandro. che ci chiedevamo durante la live, quante gare hai vinto in IRF? È la prima questa. Sono in zero. Sarebbe stata la prima, Ah, sarebbe stata la zero, prima. ok, Adesso siamo sotto inchiesta però. Abbiamo risolto. Seconda domanda ti volevo chiedere, in caso non fosse uscita la safety, o comunque la seconda safety, ok, No, io volevo rientrare alla avevi prima, ti sto appoggiando, volevi... però ero già troppo Ok. avanti. Infatti da lì ho detto ho Ok, perso la gara perché ho visto che Marco e Nicio forse si erano fermati, ho ok, ok. detto Sì, hanno guadagnato un esatto. sacco di tempo. Io ero già troppo Era più o avanti meno era e quella la domanda comunque, sì. Dai, ti ho anticipato. già di posto. A posto. Comunque faccio i complimenti a tutti, eh. E grazie a voi sempre per la telecronaca. Grazie a te, Andre. No, Figurati, grazie ma un'altra domanda che ti volevo fare, scusami, ma è la tua prima a te. pole position, ricordo bene, la tua prima pole in Sì, IRF. sì, Hai sì. visto? Allora ricordavo Sì. bene, ricordavo bene. Allora, Peccato. ero andato pure largo nella curva veloce, ho dovuto alzare il piede. Fortunatamente non mi ha dato taglio perché avevo perso un po' di tempo. Abbiamo visto, anzi Sì, avevi ma guadagnato. mi meraviglio di questa gara con Fabrizio alla telecronaca. Questo è Yeah. stato un grande successo. Ma insomma, poi ti puoi vedere la live, quello che la gufata l'ho menata anche stasera, non ti preoccupare, non bisogna. ovviamente. Peccato, Andre, Proprio perché lui. poteva arrivare l'accoppiata prima pole, prima vittoria, però sicuramente arriverà, Sì, arriverà. no, Va no, alla fine non dovevo rischiare. bene così, Andre, ti faccio ancora i Comunque, complimenti e ti auguro grazie in bocca al lupo per la fine del cambio, proseguo della ragazzi. E stagione. bravo anche Marco. Buona Grazie, serata. Andre. Passiamo al primo classificato, Marco, complimenti. Comunque gara un po' movimentata per te, in ogni caso sei riuscito a portarla a casa. La domanda che ti volevo fare, perché l'avevo notato male, cos'è successo ai box quando sei rientrato? Non ho capito se hai provato ad attaccare Nicio, l'hai attaccato, non ho capito cosa è successo lì. Allora, intanto buonasera a tutti quanti. Buonasera. No, in realtà ai box è successo che io ero un po' distante da lui, perché quando è uscita la safety stavo tipo, cioè col delta rosso, non lo so a quanto, però abbastanza basso. Ai box lui ha rallentato tantissimo e quindi ho detto, io arrivavo di corsa, quindi ho detto che ne so, magari lo supero. Solo che purtroppo non ho frenato, perché non, ero concentrato su di lui e non ho frenato, e quindi ho preso 5 secondi. È stata una gara difficilissima, perché comunque è impossibile superare, però sono stato fortunato perché comunque si sono eliminati tutti da soli. Io ho visto Wally che è andato sull'erba, sicuramente ci avrò avuto un contatto, non so con chi, però
poi alla curva dopo Shagold si è mezzo girato, poi che Corusso e Prince sono fatti fuori a vicenda. Successo un po' il Ecco, caso. rispetto a quello che hai appena detto, quando sei rientrato decimo, cosa hai pensato? Allora, sinceramente, la prima cosa che ho pensato è devo superare Joe Zarate, perché così almeno posso attaccarmi al trenino, quello di Checo Russo, Shagod, Wally e Andrea. Però Ok. ho pensato magari un colpo di fortuna, riesco a superarli, perché comunque se siamo tutti attaccati è impossibile, penso l'avrete visto sicuramente. Sì. Però ecco, la fortuna ce l'ho avuta. Poi alla fine ho superato Andrea, non so nemmeno come, perché l'ho visto che ha laggato tantissimo, in staccata di curva 1. Io ho fatto l'incrocio, poi tutto così. Tutto Sì, laggava tanto oggi Andre, sì. Però qua. comunque ha avuto oltre il vantaggio di mescola, che comunque gli ultimi giri non è che andava dalla tua parte. Perché avevi una gialla comunque di 15 giri, 14, sei rimasto comunque lucido e sei riuscito a superare. Sì, infatti sono contento, dai. Marco, io ti faccio ancora i complimenti, sei sempre più lanciato verso il titolo, quindi devi continuare così. E ti faccio in bocca al lupo per il proseguo della stagione e Grazie ringrazio, complimenti di nuovo a tutti e tre i ragazzi del podio. Mi ha fatto tanto piacere avere Dani con me, spero non sia la prima e l'ultima volta. Anche per me, no, no, anche per me è stato un piacere, ce ne saranno altri. È stata molto movimentata come gara, ragazzi, ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito e ci vediamo mercoledì sera sempre in Ungheria con la RWS e poi giovedì con l'RVL. Buonanotte a tutti, ragazzi. Buonanotte.